Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo webinar, a questo incontro, l'olivicoltura biologica nei nuovi scenari nazionali ed europei. Vi ricordo che l'iniziativa fa parte di un progetto, il progetto Triacol, che tanti di voi conoscono già perché abbiamo organizzato già tantissimi incontri. Il progetto è stato reso possibile da un lato grazie al finanziamento della Regione Calabria, quindi grazie al PSR della Calabria, e dall'altro grazie all'impegno del coordinatore scientifico Elena Santilli, che ha lavorato duramente in questi mesi per mettere insieme persone e tematiche. Quella di oggi, l'olivicoltura biologica, credo sia un tema di estrema attualità, non solo per gli appuntamenti istituzionali a cui stiamo andando incontro, no? La nuova normativa, eccetera, ma anche la nuova normativa, il Green Deal, quindi l'obiettivo di aumentare le superfici a livello europeo del 25%, biologico del 25%, eccetera, ma anche per una questione, credo io, di valorizzazione del prodotto. E uno degli obiettivi del pomeriggio sarà proprio quello anche di capire quali strategie è possibile mettere in atto per valorizzare un prodotto che, come dico, ogni volta che c'è un incontro Triacol, un incontro che parla di olivicoltura, è una filiera chiave per far decollare l'economia agricola del centro-sud Italia. Mi presento velocemente, sono Antonio Boschetti, sono il direttore dell'Informatore Agrario, una testata che dal 1945 sta al fianco degli agricoltori professionali per divulgare le migliori tecniche e tecnologie, non solo di coltivazione, ma direi oggi anche le migliori strategie di valorizzazione del prodotto. Detto questo, lascio subito la parola ad Enzo Perri, direttore del CREA. Del CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, che farà un breve saluto, ovviamente con il ruolo proprio, diciamo, siamo a casa, sì, virtualmente, ma siamo a casa del CREA. Prego, dottor Perri. Buonasera a tutti. Io velocemente, per non rubare tempo ai relatori. Dottor Perri, si sente? Magari chiedo alla regia di contattarlo. Modo inserire. Grazie, buonasera a tutti. Io velocemente, per non rubare tempo ai relatori. Magari Saluto tutti i partecipanti, ringrazio ovviamente la Regione Calabria per questa opportunità. Ringrazio i relatori che si succederanno nei prossimi minuti e porgo il saluto da parte del presidente del CREA, professore Carlo Gaudio, e ovviamente appena possibile interverrà il direttore Stefano Vaccari che porgerà il saluto istituzionale per il CREA. Presidente del CREA, professore Carlo Gaudio, e ovviamente appena possibile interverrà il direttore Stefano Vaccari per porgere il saluto istituzionale per Andiamo avanti, poi magari riprendiamo perché c'è un eco del dottor Perri. Grazie, dottor Perri. Sì, abbiamo qualche problema tecnico. Adesso dovremmo avere in collegamento l'onorevole Paolo De Castro, membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, che ci aiuterà proprio a inquadrare il contesto europeo per quanto riguarda non solo l'olivicoltura, ma in senso più ampio le produzioni biologiche con i nuovi obiettivi che ricordavo. Antonio, mi ha appena scritto l'onorevole, si collega da qui a qualche minuto e chiede scusa. Era collegato, però si è scollegato. Ok, perdonami. I webinar a volte nascondono delle insidie che non ci sono se fossimo tutti lì presenti fisicamente. Allora,
Fulvia Caligiuri, Commissione Agricoltura e Ambiente del Senato. Un breve saluto, e so che insomma Fulvia conosce bene la materia di cui oggi stiamo parlando, quindi prego Fulvia, a te la parola. Grazie. Buonasera a tutti quanti voi, chi è collegato, buonasera Antonio, buonasera alla dottoressa Elena Santilli, Vitina, a tutti gli organizzatori, naturalmente ai padroni di casa, al CREA. Diciamo che ci siamo lasciati qualche giorno fa con un altro incontro, in questi incontri auspicabili sempre di persona, però insomma mi rendo conto che non è sempre possibile farlo, quindi ben vengano anche così. Affrontiamo insomma delle tematiche a me molto care, l'altra volta era sui giovani, oggi sul bio. Diciamo che però in questi pochi giorni che ci hanno sono appena trascorsi ci sono state due novità e mi focalizzo su queste perché poi insomma è un saluto e non voglio rubare tempo. In aula al Senato ieri abbiamo approvato una mozione all'unanimità di tutti i partiti, anche dell'opposizione, sul Nutri-Score contro Nutrinform Battery, alla presenza naturalmente del ministro Patuanelli, dei sottosegretari, che proprio mettevano in evidenza come fosse auspicabile l'adozione di questa etichettatura unica a livello europeo come Nutrinform Battery, che danno delle informazioni giuste su valori, diciamo sull'uso quotidiano di alcuni elementi, contro il Nutri-Score che invece non dava delle informazioni giuste al consumatore in primis e poi era praticamente un attacco alle nostre eccellenze dell'agroalimentare. Uno fra tutti, l'esempio dell'olio extravergine di oliva, visto che ci troviamo in casa del CREA, con il Nutri-Score sarebbe stato un bollino colorato di colore arancione rosso, mentre invece un piatto di patatine in qualsiasi fast food avrebbe avuto colore verde. Questo ci ha creato sin da subito, ci siamo opposti da subito come partito di Forza Italia, ma diciamo che ha trovato ampio appoggio da parte di tutti gli altri partiti contro questa tipologia di attacco a un sistema dell'agroalimentare, quello italiano, che invece della sua sicurezza alimentare, dei suoi limiti sempre al di sotto di quelli che sono consentiti proprio per garantire il consumatore, ne ha fatto un emblema, e l'italiano sounding e quindi il Made in Italy ne sono un esempio. Quindi questo insieme a quello che è successo ieri all'interno della Commissione della Comunità Europea, e di cui l'onorevole De Castro sicuramente ci parlerà, dove praticamente la relazione a supporto della lotta contro il cancro ha stabilito per noi un principio fondamentale, cioè che non bisogna parlare, c'era in questi ultimi giorni la polemica sul fatto che qualsiasi contenuto di alcol al di sopra di 1,2%, quindi contenuto in qualsiasi prodotto, dovesse essere etichettato anche lì con una lettera F di colore nero per dire che faceva male. Allora in questo contesto invece, grazie anche con la condivisione di alcune problematiche, di alcuni sforzi anche di dialoghi, si è riuscito ad ottenere un principio, cioè non è che faccia male tutto a prescindere, quindi una distinzione netta tra uso e abuso. Io non vorrei prendere molto tempo, ma ci sarebbe tanto altro da dire, ne l'abbiamo affrontato l'altra volta. Tutto questo fa parte di una difesa del nostro Made in Italy e di una incentivazione a chi, come i nostri imprenditori agricoli, ha sempre creduto sulle eccellenze e continua a fare delle eccellenze, delle produzioni che hanno qualità e sostenibilità. Certo, dobbiamo aumentare in termini anche di sostenibilità per come ci viene richiesto dal PNRR, dalla nuova PAC, però abbiamo una base solida. Il biologico, il 60% del biologico prodotto, dell'olio biologico prodotto in Italia, proviene dalla Calabria e dalla Puglia. Quindi diciamo che noi abbiamo già un grande vantaggio rispetto a tanti altri stati e all'interno della nostra nazione le nostre regioni sono avvantaggiate. Ecco perché da istituzione dico che la lotta a tutelare le produzioni, soprattutto quelle biologiche, che rispettano quindi i criteri di sostenibilità, c'è tutta. Dalla Commissione Agricoltura
al Senato, ma così come faccio parte anche della Commissione Ambiente al Senato, non posso che essere al fianco degli imprenditori che hanno sempre lottato affinché fosse loro riconosciuto, venisse riconosciuto all'agroalimentare italiano quella giusto podio e premio che non è solo perché siamo italiani e dobbiamo difendere, ma perché fanno tanti sforzi, oltre a quelli che fanno tutti gli imprenditori agricoli europei, quindi meritano la nostra vicinanza. Non rubo altro tempo perché non saluto, però insomma rimango ad ascoltare e soprattutto a arricchire il bagaglio culturale, quindi sono qua per qualsiasi intervento. Grazie mille. Grazie, grazie alla senatrice Caligiuri che ben più di un saluto perché ha messo sul tavolo subito due temi, un tema fondamentale che è quello dell'etichettatura, una questione che si sta giocando a livello europeo e sulla quale appunto l'Italia ha preso subito posizione dichiarandosi contraria a questo discorso del Nutri-Score per i motivi che diceva la senatrice Caligiuri. Non si può prendere un alimento e valutarlo a prescindere dalle dosi e dalla dieta all'interno del quale è inserito. Dicevo, una battaglia che si sta combattendo a livello europeo e proprio come ha richiamato anche Fulvia, passo la parola all'onorevole Paolo De Castro, Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, al quale chiediamo un aggiornamento su questo tema e anche, visto che parliamo di biologico, un po' uno scenario rispetto agli obiettivi della strategia Farm to Fork stabiliti proprio anche per il biologico. Prego, onorevole De Castro. Grazie, caro Antonio, e saluto tutti gli amici che vedo collegati, a partire dal mio amico presidente, collega Angelo Frascarelli, insieme a lui vedo la Maria Grazia Mammuccini, adesso non vorrei dimenticare nessuno, la Elena Santilli, gli amici vari. Io sono a Strasburgo, quindi vi posso dare notizie veramente in diretta perché non molte ore fa sono arrivati i risultati del voto in plenaria sugli emendamenti presentati da noi insieme col collega Dorfman e Irene Tolleré di Renew francese, che hanno corretto la relazione BECA, la relazione europea contro il cancro, una sorta di raccomandazioni alla Commissione, all'interno della quale non erano previsto una differenza, si parlava di riduzione del consumo di vino e non c'era questa differenza sostanziale che poco fa la senatrice sottolineava, e cioè tra combattere l'abuso di vino, combattere l'eccesso del consumo di vino e di alcol rispetto ad un consumo moderato e consapevole. Quindi questi emendamenti hanno corretto sia questa impostazione a nostro avviso errata e soprattutto poi hanno eliminato quel riferimento con i warning sanitari, queste etichettature sanitarie che potevano essere, diciamo, l'anticamera per una sorta di etichettatura nuoce gravemente alla salute. Quindi un risultato importante anche perché il voto della plenaria è stato straordinariamente maggioritario, più di 100-150 a seconda dei quattro emendamenti, voti di maggioranza rispetto ai contrari, per cui siamo molto soddisfatti e abbiamo, credo, vinto una battaglia mediterranea, perché su queste tematiche non ci si distingue politicamente, ci si distingue tra nord e sud dell'Europa. Quindi è ancora una volta un'affermazione di una cultura mediterranea rispetto a una cultura del proibizionismo nordico, diciamo, tipicamente nordico. Quindi direi un risultato positivo, e naturalmente questo non ha nulla a che fare, per evitare confusione, con il Nutri-Score, perché il Nutri-Score riguarda l'etichettatura fronte pacco, che sulla quale non c'è nessuna posizione né del Parlamento né della Commissione. C'è una proposta francese che è utilizzata nei supermercati francesi e anche in altri paesi, vedi Belgio e altri, ma che la Commissione ancora non ha, diciamo, fatta propria e presentata come un sistema armonizzato europeo. Anzi, noi ci auguriamo che quando la Commissione metterà a mano sul sistema di etichettatura fronte pacco, etichettatura nutrizionale, non si ispiri al modello Nutri-Score francese, ma magari si possa ispirare al modello italiano del Nutri-Inform, o anche al modello scandinavo, che io trovo personalmente molto interessante, questo diciamo unico colore che viene messo ai cibi che contengono
o che hanno, diciamo così, una valenza salutistica. Quindi non una pagella buono o cattivo, ma soltanto un indicatore di alcune, diciamo, proprietà positive del prodotto. E così, diciamo, quindi la partita si è particolarmente arricchita e ha trovato una certa coincidenza nel dibattito, perché proprio pochi giorni fa, in pieno dibattito sul rapporto della commissione BECA sulla lotta contro il cancro, l'ideatore francese del Nutri-Score, questo professor Ekberg, ha introdotto un'ulteriore lettera alle 5 di cui eravamo abituati a vedere A, B, C, D ed E, ha introdotto una lettera F nera da inserire in tutti i prodotti che contengono alcol di qualunque entità. Questo ovviamente ha creato ulteriori elementi. Io credo che con questa aggiunta il Nutri-Score possa iniziare ad avere parecchie critiche anche nella stessa Francia, perché sinceramente, oltre ad essere sbagliato dal punto di vista proprio, secondo noi, scientifico, perché tu non devi condizionare il consumatore, tu devi informarlo. Poi il consumatore fa le scelte consapevoli. Non c'è dubbio che un colore rosso, verde, giallo condiziona l'acquisto. Tant'è vero che pochi giorni fa, in un'audizione qui al Parlamento europeo, il ministro della Salute francese, promotore, sostenitore del Nutri-Score, ha detto che il Nutri-Score funziona benissimo perché un consumatore su due in Francia ha cambiato abitudini di consumo. Bisogna vedere come le ha cambiate però, perché se questo ha spinto i consumatori francesi verso un consumo di prodotti iperlavorati, ipertrasformati, invece di magari spingerlo verso un consumo di prodotti freschi, più naturali, beh, non lo so se è un fatto positivo, perché lo ricordo, c'è un sito che si diverte tutti i giorni a mettere 4-5 fotografie di questi colori verdi su Nutri-Score, no Nutri-Score Alliance. E come si può vedere da queste foto, le patatine fritte, i prodotti cioè tutti i prodotti iperlavorati hanno il colore verde, mentre i prodotti più naturali, il miele, l'olio extravergine di oliva, il formaggio hanno il colore rosso. Quindi sicuramente c'è qualcosa che non funziona in questo sistema, però ripeto, questa è un'idea francese, non c'è nulla di europeo. Lo dico perché ogni tanto Nutri-Score diventa una sorta di così, tiro al bersaglio dell'Europa e attaccare l'Europa. L'Europa si è inventata, no, no, l'Europa non si è inventato nulla, è un'idea francese di un gruppo di professori nutrizionisti francesi che legittimamente ritengono che questo sistema funzioni benissimo. E ci sono tanti che ci credono. Ecco, noi abbiamo il nostro sistema che abbiamo proposto noi, e ripeto, i scandinavi hanno il loro. Vedremo quello che proporrà la Commissione. Non credo che sia facile per la Commissione trovare un punto di sintesi, anche perché uno degli elementi che è scaturito anche nel dibattito ieri alla Farnesina, c'è stato un interessante convegno organizzato da Di Maio proprio intorno al tema del Nutri-Score. Aveva invitato 4-5 professori, cioè uno dei temi è che proprio non si può definire con un unico schema tutte le abitudini, i modelli di consumo, le diete europee. Quando si va dalla Finlandia a Cipro, dove le latitudini, le abitudini di consumo sono così diverse che è sbagliato attribuire un valore quando ci sono così tante culture alimentari e abitudini diverse. Quindi la situazione migliore, come abbiamo detto più volte, chiamo in caso Angelo, è l'educazione alimentare. Il vero cuore del problema è un grande piano europeo di educazione alimentare per aiutare a partire dalle giovani generazioni a fare scelte consapevoli. Poi magari accompagnare le scelte del consumatore con sistemi di etichettatura che possano dare informazioni, non condizionare, per esempio conoscere da dove proviene il cibo. Ecco, l'etichettatura d'origine, credo che siamo maturi. Abbiamo votato già due volte in plenaria positivamente in questo senso, proprio perché dobbiamo informare il consumatore. Io vedo anche Franco Verracini in questo momento e lo saluto perché non l'avevo salutato prima. Quindi ecco, credo che il dibattito oggi sia arricchito con questo voto che ha visto ripeto, una larghissima maggioranza a favore, 370-380 a seconda dei quattro emendamenti che avevamo preparato, che dimostra che c'è una larga maggioranza che sostiene questa cultura alimentare, chiamiamola mediterranea, diciamo. Quindi io sono fiducioso che nei prossimi mesi, quando la commissaria Kyriakides ci metterà sul tavolo la proposta, se lo farà, perché ancora non lo sappiamo, se la commissaria metterà una proposta di sistema di etichettatura nutrizionale
armonizzato a livello europeo. Se lo farà, discuteremo e vedremo in Consiglio e Parlamento quale può essere, diciamo, una soluzione che non sia così sbagliata come lo riteniamo noi rispetto al nostro sistema di Nutrinform. Ecco, detto ciò, dimmi tu, Antonio, se vogliamo passare anche su altre questioni, io mi fermo su questa attualità. Scusate, non so se vuoi velocemente, Paolo, sul discorso del biologico, no? Questi obiettivi che ci arrivano. Sul biologico, in realtà, diciamo, le novità dovrebbero arrivarci, spero, presto a livello nazionale, perché dopo le varie polemiche che ci sono state su biodinamica, eccetera, io sinceramente lo voglio dire con molta franchezza a tutti gli amici collegati, le ho trovate anche un po' stucchevoli. Non lo so per quale motivo, dopo tanti anni, io voglio ricordare a tutti gli amici presenti, che addirittura di quella proposta di legge fui il primo firmatario nel 2008. 2008, quindi dopo tanti anni che ci sia ancora questo loop intorno all'agricoltura, la legge non dava nessuna prerogativa al biodinamico. Sì, rispetto alle leggi sul biologico, e allora sei ovviamente titolato ad avere gli aiuti sul biologico. Però ormai è andata così, adesso auguriamoci che si faccia velocemente e che si possa arrivare a una norma che potrà essere utile se la riusciamo ad approvare finalmente. A livello europeo non vedo grandissime novità, c'è questo piano europeo del biologico su cui si sta discutendo, ma ancora siamo in una fase, diciamo, di dibattito e quindi non ho moltissime novità. Le novità vengono dalla PAC. Perché avendo la PAC con i piani strategici dato un imprinting molto importante sul biologico, perché è diventata una forma semplice per fare degli ecoschemi che gli agricoltori possono facilmente utilizzare nel rispetto di quegli obiettivi di ecosostenibilità, eccetera, che si è data questa nuova PAC, credo che sicuramente ci sarà un impulso importante per l'agricoltura biologica. E da questo punto di vista, ma qui c'è Maria Grazia che farà lei i riferimenti, ma sicuramente ci sarà una spinta rilevante per il nostro paese, che già, ricordiamo, è tra i primi paesi europei in quanto a superficie bio. Se non ricordo male, abbiamo il 16% di superficie già bio. L'obiettivo del 25% europeo non è un obiettivo lontanissimo. Grazie a tutti, grazie a te, Antonio. Grazie, grazie onorevole Castro, grazie anche per il lavoro, a parte per questo intervento, ma per il lavoro che ha fatto, perché quattro emendamenti approvati hanno contribuito a rimettere un po' sulla giusta carreggiata questo cancer plan che rischiava di danneggiare, come ha ricordato già anche Fulvia Carligiuri, lo stesso De Castro, rischiava di danneggiare prevalentemente il Made in Italy agroalimentare. Parliamo nel nostro pomeriggio, affronteremo l'olivicoltura e il tema del biologico lungo tutta la filiera, a partire dal mondo della ricerca. E a questo punto lascerei la parola a Giovanni Agosteo, direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, rappresentanza del mondo della ricerca universitario. Ecco, anche al professor Agosteo, un rapido saluto. Grazie. Sì, grazie, grazie molte a tutti i presenti, gli intervenuti e naturalmente ad Enzo Perri per avermi invitato e ne approfitto anche per salutare caramente la dottoressa Santilli e Bizzari. Mi corre anche l'obbligo di portare i saluti del magnifico rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, professore Marcello Zimbone, il quale è contemporaneamente impegnato a Roma in riunioni istituzionali, quindi mi ha pregato di portare i suoi saluti. Sì, è vero, sono un addetto del settore, mi occupo anch'io di olivicoltura sotto il profilo non solo non tanto come direttore del Dipartimento di Agraria, ma anche come professore di patologia vegetale che si è occupato, mi occupo da tanti anni di olivicoltura e devo dire, quando abbiamo cominciato agli inizi degli anni 90,
ci siamo occupati della lebbra, dell'olivo, l'abbiamo caratterizzata, eccetera. Poi sono arrivati i metodi molecolari e compagnia bella, e quindi abbiamo fatto un grande lavoro in quell'ambito. E devo dire che sì, è vero, coniugare olivicoltura con agricoltura biologica non è facile in Calabria, questo diciamolo subito. Negli ultimi anni abbiamo assistito, almeno che io ricordi, diciamo che non ho più molto la presa sul territorio dal 2020 con il lockdown, che non ho più girato le campagne. Dopodiché sono diventato direttore e non l'ho potuto girare per altri motivi, però prima di quell'anno ricordo l'annata 2016, dove c'è stato quasi un azzeramento di produzione d'olio per motivi vari, fra cui una buona componente di motivi parassitari, e stessa cosa nel 2017 delle tragedie di funghi defogliatori nella zona del Maidese, del Catanzarese, nonché la comparsa in forma mai vista prima delle infezioni di tripide dell'olivo, ma in maniera gravissima in molti areali, comparsa di nuovi patogeni, anche i fungini, perdite, caduta a picco di produzione in molte zone. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che i cambiamenti climatici stanno avendo, almeno da 10-15 anni a questa parte, un notevole impatto sull'olivicoltura calabrese. Perché, diciamolo brevemente, l'innalzamento delle temperature medie ha portato molti patogeni gravi, e molte, ricordiamo che molte varietà d'olivo calabresi sono suscettibili o molto suscettibili a funghi defogliatori. E questo ha comportato che questi patogeni non hanno bloccato il loro ciclo durante l'inverno, e quindi sono andati avanti tranquillamente, sono arrivati in primavera, tra l'altro con primavere che sono diventate mediamente più piovose degli anni precedenti, a degli attacchi paurosi, defogliazioni enormi, quindi produzioni sotto molti aspetti anche nulle. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che per difendersi gli agricoltori di queste areali con queste varietà suscettibili hanno iniziato a fare trattamenti, anche se in biologico, anche con prodotti consentiti in biologico, ma numerosissimi. Vi posso dire 10 trattamenti all'anno, anche di più in alcune zone. Questo fa sì che di per sé l'agricoltura biologica, noi sappiamo che consente l'utilizzo di alcuni prodotti. Io mi sto concentrando adesso sulla parte della difesa, che è quella che noto di più, ma che sicuramente ha degli aspetti notevoli. Poi sono sicuro che la dottoressa Vizzari nella sua relazione sicuramente chiarirà molti aspetti. E quindi cosa succede? Succede che se dovessimo andare a fare un'indagine sull'impatto ambientale, sul quoziente di impatto ambientale, esistono delle equazioni complesse che possono fare questi calcoli, del biologico in ambienti olivicoli con varietà suscettibili a questi patogeni, potremmo vedere che l'impatto ambientale in generale, quindi ambientale, è molto superiore a quello dell'agricoltura integrata, per esempio. Questo perché? Perché sono consentiti, purtroppo non abbiamo trovato sostituti a prodotti come i sali di rame, se parliamo di olivicoltura, se parliamo anche di viticoltura potremmo aggiungere lo zolfono, che hanno un ottimo profilo dal punto di vista residuale, nel senso quantomeno dell'impatto sulla salute dell'uomo, ma non ce l'hanno sotto il profilo ambientale. E quindi se andiamo a fare questi calcoli, vediamo che andiamo fuori, nonostante che ovviamente negli anni si siano ridotte di moltissimo le quantità consentite per legge, però già lì verificare quante se ne utilizza, voi sapete, è un discorso molto complesso, quantomeno, no? Quindi abbiamo queste problematiche dove deve intervenire la ricerca, in realtà, perché a poco si stanno introducendo nell'uso, le tabelle allegate ai regolamenti fanno vedere bene sostanze di base, sostanze a basso rischio, ecco, sulle sostanze a basso rischio che sono poi in prevalenza induttori di resistenza, cioè sono sostanze chimiche a bassissimo impatto che inducono le piante a difendersi piuttosto che comportarsi da veleno che uccide, tra virgolette, i patogeni. E lì si sta andando avanti, anche noi stessi abbiamo brevettato una sostanza di origine naturale, in questo senso. Quindi non voglio, sto perdendo troppo tempo perché sto facendo un intervento tecnico e non dovrei. Esatto. Però ecco, no, mi è venuto da dare l'input.
Ringrazio tutti voi e ascolto volentieri gli interventi. Grazie. Grazie professore, no, ma il contributo comunque è assolutamente attuale e interessante, perché ha messo sul tavolo due o tre temi, no? Cambiamento climatico, difficoltà sempre maggiore di difendere le colture in senso generale per la riduzione dei principi attivi che da qualche anno, no, vede un po' l'Unione Europea tagliare appunto la disponibilità dei principi attivi, e poi il biologico, che è il tema di oggi, e che appunto a causa di questi cambiamenti climatici purtroppo anche i produttori biologici sono costretti a intervenire sempre più spesso distribuendo agrofarmaci per tutelare le colture. Ma credo che poi su questo la dottoressa, la presidente Mannuccini ci aiuterà a inquadrare meglio il discorso. Lei ha introdotto il suo intervento parlando appunto di cambiamenti climatici e quindi difficoltà degli agricoltori, degli olivicoltori ad adeguarsi a queste nuove condizioni, ad adeguare la tecnica colturale a queste nuove condizioni. Mi offre così sul piatto d'argento la possibilità di passare la parola a Maria Nunno, vicepresidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, perché il ruolo dell'agronomo è proprio quello di stare al fianco degli agricoltori e di aiutarli ad affrontare questa emergenza che coinvolge non solo l'olivo ma tutte le colture di tutte le filiere, a partire dalla Valle d'Aosta fino alla Calabria e alla Sicilia. Prego, dottoressa Nunno. Buon pomeriggio a tutti, porto i saluti del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Cosenza, del presidente dottor agronomo Michele Santaniello, nonché di tutti gli iscritti al nostro ordine. Saluto tutti i partecipanti, i relatori, gli organizzatori. Ringrazio il CREA nella persona del direttore Perri e nella persona della dottoressa Elena Santilli per averci coinvolto in questa serie di importanti e interessanti eventi sul tema dell'olivicoltura. Ringrazio inoltre l'informatore agrario nella persona di Vitina Marcantonio, del dottor Boschetti, per l'importante attività di comunicazione e divulgazione che svolgono quotidianamente. Sì, diceva bene, la parola chiave sulla quale punta la nuova PAC è sostenibilità. Sostenibilità intesa sia in termini ambientali, ma anche in termini economici e sociali. L'attuale generazione, nostra generazione, è chiamata a risolvere importanti sfide ambientali ma anche sfide climatiche. Infatti attraverso il Green Deal si punta a creare le condizioni per facilitare la transizione verde. È in questo contesto che si inserisce la figura del dottor agronomo e del dottore forestale, in quanto è il tecnico di riferimento della filiera agricola. È un tecnico che è vicino al territorio ed è la figura in grado di ricoprire un ruolo fondamentale per trasferire i principi del Green Deal ai diversi contesti locali. E inoltre è in grado e fare in modo di trasferire queste informazioni per avere una transizione verso la sostenibilità. Trasformando quindi quello che può essere la sostenibilità anche per il settore agricolo in opportunità di tipo economiche. Nel Green Deal si parla anche di agricoltura biologica. La crescita dell'attenzione al cibo, ma anche alla salute, passa sempre di più per lo sviluppo di un immaginario nel quale una buona agricoltura svolge una funzione essenziale. Con la strategia From Farm to Fork si punta a ridurre, come dicevamo prima, del 50% l'uso dei prodotti fitosanitari entro il 2030. E anche qui si colloca la figura del dottore agronomo e del dottore forestale, in quanto consulente per l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Questa strategia si sposa bene con il metodo di coltivazione previsto dal regolamento 834 del 2009, ovvero con il regolamento che certifica l'agricoltura biologica, nella quale con questo tipo di agricoltura vengono utilizzati prodotti che generalmente sono a basso impatto ambientale. Si punta inoltre sulle rotazioni culturali, sull'attuazione delle buone pratiche agricole per ottenere poi prodotti di qualità. Un beneficio che spesso viene trascurato, che invece è alla base della stessa agricoltura biologica, è la maggiore capacità che ha che hanno le coltivazioni coltivate con questo metodo riguardo la cattura del carbonio rispetto ai metodi di agricoltura tradizionali. Questa maggiore capacità è dovuta, appunto, si esplica con pratiche culturali quali le rotazioni culturali, l'inerbimento controllato, il sovescio, una gestione accurata dei fertilizzanti, la gestione dell'irrigazione. Quindi puntare sui metodi di coltivazione, quali appunto l'agricoltura biologica, che è l'argomento di oggi, non può che essere la carta vincente, a mio parere, dal punto di vista tecnico, per la nuova PAC. E quindi per il raggiungimento di questi obiettivi prefissati. I dottori agronomi e i dottori forestali saranno al fianco delle aziende agricole per aiutarle a raggiungere appunto tutti questi obiettivi previsti dal Green Deal. Non mi dilungo oltre, auguro buon lavoro a tutti e buon proseguimento. Grazie. Grazie, grazie alla dottoressa Munno. Ricordava la dottoressa le sfide, no? E quindi la complicazione anche agronomica a cui ci porta la nuova PAC, le nuove sfide, i nuovi obiettivi, le rotazioni, ecco. Quindi Sabrina Diamanti, Presidente Nazionale Dottori Agronomi e Forestali. Ti presento con una provocazione, Sabrina Diamanti. Agronomi, finalmente meno carta e più campo. Prego. Forse interveniamo magari noi della regia. Ecco. Ci sono? Prego, ci sei Sabrina. Sì, grazie. Intanto volevo scusarmi per il ritardo, ma avevamo un incontro al Ministero della Salute, quindi comunque sempre questioni istituzionali che stiamo cercando di portare avanti. E per questo avevo detto se mai potevo intervenire anche dopo, ma non importa, tanto siamo ancora nella parte dei saluti, quindi non ero così tanto in ritardo. Allora, mi unisco naturalmente ai complimenti per l'organizzazione di questo evento, ai ringraziamenti, e mi fa particolarmente piacere anche salutare di nuovo Antonio Boschetti, che era un po' che non ci si incontrava, che ha moderato veramente tantissimi nostri eventi che abbiamo sviluppato in questi anni. La giornata di oggi, come è stato già detto anche da chi mi ha preceduto, è fondamentale perché affronta argomenti centrali per quanto riguarda soprattutto il ruolo del biologico. Noi qua parliamo nell'ambito dell'olivicoltura, ma sappiamo quanto in realtà sia importante in tutti i settori. Da poco stiamo seguendo tutti con particolare attenzione anche il corso della legge sul biologico, che speriamo finalmente giunga a compimento di questo lunghissimo iter. Non entriamo nell'ambito delle polemiche che non sono assolutamente oggetto di questa giornata, ma andiamo avanti per la nostra strada. Noi parliamo assolutamente di una tecnica agricola che da sempre come professionisti stiamo seguendo, stiamo cercando di portare avanti in tutti gli ambiti, perché crediamo fortemente nel discorso ambientale e nella sostenibilità. Non che l'agricoltura tradizionale, quindi io qua amplio un attimo il discorso, se naturalmente seguita sempre da professionisti e tecnici con cura e attenzione, sia dannosa per l'ambiente. Ecco, questo è un messaggio che vorrei che passasse, perché comunque la competenza, la professionalità dei dottori agronomi, dei dottori forestali, di tutti i tecnici, ma anche
di tutti gli operatori che svolgono questa attività, tutti gli operatori del settore, è sempre volta anche alla salvaguardia dell'ambiente. Quindi ci tengo a fare questa precisazione. Sicuramente l'olivicoltura, in questo caso stiamo parlando di olivicoltura, per noi riveste un ambito importante, perché, come non so se è stato detto, ripeto, mi scuso ma mi sono collegata soltanto in questo momento, è un ambito che riconosciamo su tutto il territorio nazionale. Noi proprio a tale proposito l'anno scorso avevamo fatto un evento in occasione della giornata del paesaggio, coinvolgendo tutte le federazioni regionali per far conoscere l'importanza di questa coltura, che ormai è diffusa ovunque, dal nord a sud in Italia, anche grazie un po' a queste modifiche climatiche che hanno consentito a questa splendida coltura di raggiungere ambiti fino a qualche anno fa, diciamo, non proprio vocati per questo tipo di coltura. Quindi è sicuramente un tipo di coltivazione che storicamente rappresenta l'Italia, che curiamo con particolare attenzione, perché è legata non soltanto a un aspetto fondamentale di tipo produttivo, ma anche a un aspetto paesaggistico, culturale, che da sempre lega anche la nostra professione a questo tipo di attività. Quindi mi fa piacere, insomma, che oggi portiamo avanti questo ragionamento con dei partner con cui stiamo lavorando veramente molto in questo ultimo periodo. Vedo il professor presidente Frascarelli, presidente di ISMEA, ciao Angelo, il professor Perri, Vabellina, la nostra consigliere nazionale, e tutte le rappresentanze e i partecipanti del CREA. Ah, mi dicono se posso aumentare l'audio. Ecco, questo è un problema purtroppo che io non ho ancora risolto, nonostante continui a cambiare le cuffie, quindi non riesco a capire come mai ho sempre quest'audio debole, mi scuso. Comunque, per chiudere e non rubare tempo agli altri interventi, volevo quindi salutare anche gli amici del CREA, con cui stiamo veramente facendo un grandissimo lavoro per portare avanti anche il mondo della ricerca e l'applicazione, quindi poi, della ricerca in ambito professionale. E abbiamo dedicato tanto al settore olivicolo, parlando però fino a questo momento delle olive da mense. Di questo ringrazio Lina e tutti gli amici della Calabria che hanno portato avanti questo importante progetto che si è concluso a dicembre. Ma noi andiamo avanti e oggi parliamo invece di un altro ambito, il biologico, sempre nell'olivicoltura, e ci siamo, ci saremo sempre, grazie a tutti, continuiamo così, e scusatemi se mi sono dilungata, ma non ero pronta per fare l'intervento in questo momento, grazie. Grazie Sabrina, grazie al presidente Sabrina Diamanti, ma Sabrina ha parlato appunto di necessità di lavorare sull'olivo e di necessità di ricerca, di approfondire le conoscenze relative a questa cultura che, come ricordava la Presidente, no, copre tutto lo stivale, la troviamo da quasi tutto, insomma arriva fino al Veneto, la Lombardia, intorno al Lago di Garda, eccetera. Allora io passo la parola ad Enzo Perri, direttore del CREA OFA, proprio perché ci spiegherà, ci racconterà quali sono i progetti di ricerca che il CREA sta portando avanti per la valorizzazione dell'olivicoltura. Prego, dottor Perri. Grazie. Bene, io sono molto, diciamo, felice di questo evento, di questa giornata. Velocemente vi mostrerò. Ecco, saranno delle provocazioni, non potrò ovviamente dilungarmi, ma insomma cercherò soltanto di provocarvi mostrandovi la vivacità del nostro centro di olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura. Ha ovviamente diversi progetti sia in corso ma anche presentati recentemente. Il fatto di aver presentato alcuni progetti in relazione al bando MIPAF recente e anche in riferimento a alcuni bandi europei dimostra, diciamo, la nostra vivacità scientifica. La nostra è una comunità scientifica interdisciplinare
che si articola in 6 sedi addirittura, e noi ovviamente per missione istituzionale dobbiamo spaziare dalla olivicoltura alla frutticoltura all'agrumicoltura. Questa sera ovviamente ci dobbiamo limitare all'olivicoltura, quindi non potrò ovviamente parlarvi di frutticoltura e agrumicoltura, se non in modo così episodico, e quello che mi preme dire è appunto è mostrare come, vediamo se riesco a... Se riesco a... ecco sì, per fortuna sì, sono riuscito a... Ecco, allora, partiamo dai progetti che sono stati presentati recentemente in occasione del bando sulla ricerca in agricoltura biologica pubblicato l'anno scorso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Ecco, già in quella circostanza, limitandoci al biologico e all'olivicoltura, ecco, il nostro centro di ricerca ha mostrato ovviamente una grande vivacità. E abbiamo presentato, diciamo, come coordinatori o partner, diciamo, partner di progetto, tre proposte di progetto che sono attualmente sottoposte a valutazione da parte del Ministero, degli esperti del Ministero, e tra questi progetti appunto ricorderei appunto, il progetto Innovazioni Ecosostenibili per la riduzione dell'uso del rame nella produzione biologica dell'olivo, progetto INBIOL, l'acronimo INBIOL, il progetto Biodiversità Funzionale e Sistemi Resilienti per la fertilità del suolo e la tutela dell'agroecosistema, e il progetto BioRecover e il progetto Monte Olio Bio, che invece ha per obiettivo la selezione di varietà di olivo idonee agli ambienti montani per la produzione di olio di elevata qualità. Ecco, questi sono i tre progetti presentati recentemente per il bando sul biologico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, più recentemente abbiamo ottenuto il finanziamento di un progetto da parte della Regione Puglia, PSR Puglia, misura 10.2, che pur non avendo come attività principale l'agricoltura biologica, però ha sicuramente delle attività che interessano l'agricoltura biologica, l'olivicoltura biologica in particolare, perché il progetto si occupa della conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura. È il progetto che ha come acronimo l'acronimo BioSAM. Ecco, e per quanto riguarda il progetto INBIOL, per farvi capire anche le nostre attività, programmate, l'obiettivo principale è promuovere la riduzione dei composti di rame tradizionalmente utilizzati come battericidi e fungicidi in agricoltura biologica, al fine di consentire agli olivicoltori una gestione fitosanitaria ecosostenibile. Ecco, l'obiettivo principale vi dà l'idea della importanza e dell'attualità, diciamo, della nostra progettualità, e quindi noi speriamo di poter condurre queste ricerche per proprio dare un contributo scientifico, sul piano scientifico, alle esigenze del settore biologico italiano. E nel primo caso, il capofila proprio è noi siamo i capofila, siamo l'ente appunto che è capofila di questo progetto, e la dottoressa Santilli, che è anche coordinatrice del progetto TRIECOL, che ci permette di discutere di queste tematiche, è proprio lei la coordinatrice. Un altro progetto importante che proponiamo, ma siamo solo partner, il capofila è l'Università Cattolica, è il progetto BioRecover, che invece ha per oggetto la promozione dell'agroecosistema biologico resiliente ed efficiente, che razionalizzi l'utilizzo degli input tutelando le risorse naturali limitate e salvaguardando l'ambiente, potenziando la biodiversità funzionale, la ciclizzazione dei nutrienti e la fertilità del suolo, mantenendo elevati standard produttivi. Anche questo mi sembra un obiettivo, è comunque un'attività molto interessante, di grande attualità. Mentre il terzo progetto, Monte Olio Bio, ha per obiettivo
la selezione di varietà e genotipi di olivo idonei alla coltivazione in areali montani, particolarmente idonei all'olivicoltura biologica. Quindi, come vedete, tre tematiche, tre progetti. In quest'ultimo caso siamo noi i coordinatori, la dottoressa Zelasco è la coordinatrice di questo progetto, e anche questo ovviamente coinvolge diverse realtà, diversi partner, tra cui anche l'Università del Salento e diverse aziende, anche l'ARSAC della Calabria. Ora, per quanto riguarda il progetto BioSan, che è stato recentemente finalizzato, e anche in questo caso noi abbiamo degli obiettivi che sono estremamente, diciamo, riconducibili all'agricoltura biologica, e in particolare noi focalizziamo l'attenzione sul germoplasma autoctono pugliese in condizioni di naturalità, e quindi anche in agricoltura biologica, e perché siamo convinti che sia necessario, diciamo, mettere a punto, sviluppare dei sistemi di coltivazione biologica e di gestione altamente ecosostenibile negli impianti futuri. Ecco, altri due progetti che riguardano l'agricoltura biologica e l'olivicoltura biologica in particolare sono due progetti che per me sono molto importanti: il progetto Salvo Olivi, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano con azioni di ricerca nel settore della difesa fitosanitaria, finanziato con fondi MIPAF grazie al piano, diciamo, olivicolo nazionale, che ha tra gli obiettivi appunto la selezione di varietà tolleranti alla xylella fastidiosa in Puglia. Un altro progetto importante e interessante, in questo caso che riguarda un progetto finanziato dall'Unione Europea, invece è il progetto Ginforoli. Anche questo progetto, come vedremo nella prossima diapositiva, è importante per l'olivicoltura biologica, perché la biodiversità olivicola, l'agrobiodiversità olivicola è fondamentale per ridurre l'impatto ambientale e il ricorso ai principi attivi, anche fossero solo anche quelli permessi in agricoltura biologica. Per cui è fondamentale conoscere il nostro germoplasma autoctono e non, selezionare le varietà rispettando l'agrobiodiversità e ovviamente cercando genotipi tolleranti gli stessi biotici abiotici, in particolare alla ricerca di genotipi tolleranti la xylella fastidiosa in Puglia, ma anche, diciamo, resistenti o tolleranti a patogeni insetti che sono stati indicati anche dal professore Agosteo, che è un esperto del settore. E di questo vi parlerà anche la dottoressa Bizzarri nel prossimo intervento. Io per questo non mi dilungo su questo aspetto. Ma aspetto interessante che riguarda l'olivicoltura biologica sicuramente è la tolleranza ai cambiamenti climatici, quindi trovare varietà presenti nell'agrobiodiversità nazionale e internazionale, quindi europea e anche europea, ma anche nel bacino mediterraneo, perché il progetto europeo Ginforoli ovviamente riguarda tutto l'intero bacino mediterraneo, perché abbiamo come partner anche partner nordafricani come il Marocco e la Turchia, ad esempio, l'Algeria e la Tunisia. È importante comprendere, studiare, indagare l'agrobiodiversità olivicola alla ricerca di queste varietà, di queste eccezioni tolleranti o resistenti, non soltanto ai patogeni e agli insetti, ma anche più adatti ai cambiamenti climatici in corso. E anche più adatti a una intensificazione dell'olivicoltura che ormai si pone, per noi italiani, si pone obbligatoria, vista il deficit, diciamo, di produzione olivicola, deficit, diciamo, non soltanto di olive, ma anche di olio. È un'esigenza che la nostra industria olearia italiana vive, una difficoltà che è molto, molto evidente, che alla quale dobbiamo dare una risposta. E l'intensificazione olivicola in Italia è fondamentale, come è fondamentale la riduzione dei costi di produzione attraverso una più diffusa meccanizzazione dell'olivicoltura. Ecco, per questi motivi le ripercussioni saranno di questi progetti nei prossimi anni saranno importanti anche per l'olivicoltura biologica nazionale,
perché ci aspettiamo una produzione agricola e olivicola sempre più ecosostenibile, la possibilità di gestire il biologico in modo sempre più, diciamo, sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche sociale, anche dal punto di vista anche economico, e un aumento della produttività nazionale. Oltre che ci attendiamo da questi progetti un miglioramento della qualità del prodotto. Ecco, infine, ma non mi dilungo, noi abbiamo in corso altri progetti finanziati dal Ministero o dalle regioni che riguardano la frutticoltura. Non mi soffermo su questo, ma ho il dovere, diciamo, di citare il progetto BioPac, il progetto per il bio, oltre che ringraziare non soltanto i colleghi esperti di olivicoltura biologica, ma tutto il personale che anche presso le sedi specializzate in frutticoltura e in agrumicoltura, che io qui mostro e indico, e che costituiscono insieme al gruppo degli olivicolo, specializzati in olivicoltura biologica, costituiscono una risorsa importante e preziosa per il centro di olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura. Quindi io vi ringrazio per la pazienza. E ringrazio tutti i miei collaboratori per questo impegno, per questa tenacia, nell'affrontare, nel proporre le proposte di progetto di ricerca sull'agricoltura biologica, sull'agricoltura biologica in particolare. E ringrazio doverosamente la Regione Calabria per l'opportunità che ci dà di divulgare queste innovazioni, queste ricerche, questi risultati, anche a volte soltanto preliminari, appunto nella. In ambito nazionale. Vi ringrazio e cedo la parola ai colleghi che ovviamente seguiranno. Grazie dottor Perri, grazie per questo lavoro, perché il miglioramento genetico, quindi il lavoro che fate con il campo catalogo e non solo, è la base per la competitività delle imprese, no? Quindi per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per adeguarci alle nuove forme di allevamento, ma a fianco a questo lavoro il CREA fa anche la cosiddetta terza missione, quindi quella di portare poi in campo le acquisizioni tecniche e scientifiche, e una modalità, un esempio di questo percorso è proprio il progetto Triecol, vi ricordo, finanziato grazie al PSR della Regione Calabria. E passo quindi la parola ad Elena Santilli, che è la coordinatrice scientifica del progetto, e che ci racconterà proprio quali sono gli obiettivi e come si sviluppa il progetto Triecol. Prego. Buonasera a tutti, grazie Antonio. Allora, io intanto appunto voglio ringraziare tutti i partecipanti, tutti i relatori, chi ci ha sostenuto e seguito in questa che riterrei sia stata una maratona, perché abbiamo in pochissimo tempo sviluppato una serie di tematiche che avevamo già pensato appunto da tanto tempo, ma per diverse difficoltà non siamo riusciti a diluirlo nel tempo il progetto. Però ritengo che forse sia stato anche un input positivo, perché abbiamo toccato finora delle tematiche che vedo un'ampia partecipazione da parte appunto delle persone che stanno seguendo questi webinar o attività dimostrative, quindi penso che forse il fatto che siano riavvicinate, forse si riesce a seguire anche un filo logico di quella che possono essere le tematiche, le problematiche e anche appunto le criticità della filiera olivicolo-olearia. Allora, intanto progetto Triecol. Progetto Triecol finanziato appunto dalla Regione Calabria e attraverso la misura 1 relativa appunto all'attività di informazione e divulgazione. E l'obiettivo era appunto trasferire tutte le problematiche o le tematiche più importanti della filiera olivicola olearia e creare proprio un legame tra quelle che è la ricerca e gli imprenditori o comunque le persone appunto interessate al settore. E questo ci ha permesso, grazie appunto al sostegno dell'informatore agrario, dell'Ordine degli Agronomi, sia nazionale che provinciale, dell'ARSAC, dell'Accademia dell'Olive e dell'Olio, ma principalmente, onestamente, io ringrazio anche tutti il direttore Perri che ci ha sostenuto in questo percorso e che ci sta appunto
portando avanti insieme le attività, le idee e appunto questa condivisione a tutti i colleghi appunto che si sono impegnati proprio per la realizzazione di ciascun webinar con appunto con approfondimenti di tematiche differenti. Le tematiche sono state diverse, siamo partiti appunto dall'abbinamento cibo e olio e dalla necessità appunto di favorire il consumo consapevole dell'olio extravergine di oliva, quindi visto come un discorso di un po' come il vino, no? Abbinamento del cibo con l'olio non visto soltanto come un condimento ma anche come un elemento oltre che appunto come un condimento anche come appunto un elemento nutraceutico. Inoltre la necessità e quindi la divulgazione di poter saper leggere un'etichetta e quindi trasferendo al consumatore quelle che sono le informazioni più importanti che finora spesso appunto non sono alcune volte non sono neanche chiare appunto nell'etichetta stessa, ma cercando di trasferire le informazioni che il consumatore deve individuare per capire se il prodotto appunto nella bottiglia è un prodotto di qualità. Abbiamo parlato di potatura, quindi l'importanza dell'applicazione di questa tecnica agronomica per il mantenimento, la gestione e l'equilibrio di una vegeto produttiva della pianta e quindi trasferendo proprio attraverso delle attività dimostrative quelle che sono le tecniche più utilizzate e quali sono i suggerimenti e i consigli proprio a livello pratico per gli olivicoltori. Abbiamo parlato di le prove in frantoio, quindi quali sono le tecnologie più innovative per cercare di ottenere un prodotto evo, quindi un olio evo di qualità. E abbiamo fatto alcuni esempi appunto di rilievi pedologici legati appunto alla caratterizzazione dei suoli per individuare quelli che sono i suoli più adatti alla coltivazione dell'olivo. Faremo prossimamente appunto il 18 venerdì prossimo un'altra attività dimostrativa legata all'applicazione dei droni sia per la valutazione del dissesto idrogeologico ma anche per l'applicazione dell'agricoltura di precisione. E poi abbiamo appunto avviato questi webinar, quindi con convegni con tematiche legate ai giovani, quindi sabato scorso c'è stato appunto il trattato l'innovazione, quindi olivicoltura innovativa, grazie all'introduzione al ricambio generazionale nelle aziende olivicole, così come è stato trattato l'argomento della valorizzazione dei sottoprodotti della filiera. Inoltre saremo come ultimo diciamo argomento legato a questo progetto, ci sarà un forum nel quale si realizzeranno dei quattro tematiche, cercheremo di approfondire attraverso appunto esponenti del settore trattare le tematiche legate alla filiera che poi saranno diciamo una conclusione, un riassunto di quelli che sono stati gli argomenti trattati finora al fine di produrre un documento che possa essere utile alle istituzioni per poter capire ed elaborare anche attraverso appunto gli imprenditori e gli esperti del settore quali possono essere le attività e gli ambiti di ricerca necessari e fondamentali per poter diciamo anche rilanciare l'olivicoltura sia a livello appunto regionale perché partiamo da un progetto regionale ma io direi che possiamo parlare anche di un'olivicoltura nazionale viste le attività che sono in essere appunto del CREA dove l'olivicoltura viene trattata appunto in ambito regionale, nazionale appunto ed europeo. Io ringrazio nuovamente tutti e mi fa particolarmente piacere di questa giornata che vedo la presenza di tantissime persone, quindi spero che stiamo toccando argomenti di interesse insomma, nazionale. Ecco. Grazie. Grazie a Daniela Santilli per l'intervento, ma soprattutto per il lavoro che sta facendo con Triecol, che come ricordavo anche all'inizio, approccia la filiera proprio dalla coltivazione, anzi dalla scelta varietale, dalla coltivazione fino alla valorizzazione addirittura dei sottoprodotti. L'olivicoltura, come dicevo all'inizio, occupa più di 1 milione di ettari in Italia, quindi è una delle colture più importanti per il nostro paese e tanto più per il centro-sud Italia.
ha bisogno di un impulso per diventare anche da un punto di vista economico trainante. Questo impulso forse può arrivare dalla nuova PAC, dai nuovi obiettivi, dal biologico. Su questo interrogativo lascio la parola ad Angelo Frascarelli, Università di Perugia, nonché presidente di ISMEA, l'olivicoltura bio nella nuova PAC. Prego, presidente. Grazie, buon pomeriggio a tutti, ringrazio di questo invito e passiamo subito a questo ambizioso compito che ci ha dato Antonio Boschetti, che saluto con piacere. E parliamo di questo tema dell'agricoltura biologica, soprattutto di quello che prevede la nuova PAC. Non so se no, riuscite a vedere la mia presentazione. Ok. Sì, adesso si vede. Quindi l'obiettivo di questa mia relazione è di parlare dell'olivicoltura biologica nella nuova PAC, come diceva il direttore Antonio Boschetti. Ci sono tante novità sull'agricoltura biologica in questo anno, perché partendo dal Green Deal europeo e poi dalla strategia Farm to Fork, quest'anno è entrato poi in vigore il regolamento 848, il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica, ne parlerà e saluto la Presidente Mammuccini, e poi abbiamo il piano di azione europeo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, molto importante, uscito la comunicazione il 23 marzo 2021 e dovrà prendere corpo a brevissimo, e poi c'è la nuova PAC 2023-2027. Ecco, sul biologico si addensano tante tante novità. Io parlerò prevalentemente della PAC, lasciando poi il nuovo regolamento appunto alla Presidente Mammuccini, che c'è di novità sulla nuova PAC? Che dopo un dibattito che è iniziato nel 2017 c'è stata una forte evoluzione, accelerazione a dicembre 2021, sia perché sono stati approvati definitivamente i regolamenti, ma anche perché il 30 dicembre, entro il 31 dicembre, è stato inviato a Bruxelles il piano strategico PAC, che attualmente è nella fase di negoziato tra Stato membro e Commissione europea e dovrebbe essere approvato definitivamente il 30 giugno 2022 affinché la nuova PAC prenda avvio il 1 gennaio 2023. Sono per l'Italia 7,1 miliardi di euro divisi nei tre strumenti che già conosciamo ormai da anni, sono ormai 15 anni che conosciamo questi tre strumenti: i pagamenti diretti, le misure di mercato e lo sviluppo rurale. Tanto per intenderci, l'olivicoltura è importante in tutti i tre strumenti. Io parlerò dell'olivicoltura, come cambia nella nuova PAC, nei pagamenti diretti e nello sviluppo rurale. La collega dottoressa Maria Rosaria Pupo D'Andrea, ci siamo accordati, lei parlerà di come cambierà anche nelle misure di mercato, dove c'è un OCM sull'olio d'oliva. Che cosa ci dice questa diapositiva? Una notizia importante: ci dice che 7,1 miliardi di euro fino al 2027 per l'Italia sono risorse importanti, anche comunque sono 300 milioni in meno rispetto alla programmazione precedente. Nella programmazione precedente erano 7,4 miliardi, ma il taglio c'è stato, ma poteva essere ben superiore, quindi dobbiamo essere contenti. La vera novità di questa PAC nuova, se è il piano strategico PAC, lo sapete benissimo, o piano strategico nazionale, che è la stessa cosa. E che cos'è questo piano? Una novità della governance, dell'attuazione di questa nuova PAC. Una novità perché in questo documento nazionale, piano strategico PAC, ci sono tutte le scelte, tutta la programmazione del nostro paese, sia per quanto riguarda i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale e le OCM. Quindi un unico documento nazionale dove si attua tutta la PAC, tutti i tre strumenti della PAC. È scaricabile dal sito del Ministero, della Rete Rurale Nazionale,
Sono 1512 pagine. Io ho avuto l'ambizione di stamparlo, non mi ero reso conto che erano 3 risme di carta, impossibile da trasportare, 3 chili di carta. Uno dice, ma tutte queste pagine? Sì, a dire la verità me ne aspettavo anche di più. Perché? Perché in un unico documento c'è tutta la programmazione dei prossimi 5 anni della PAC. Questa programmazione verrà poi completata a livello regionale perché le regioni rimangono sempre gli attuatori della parte di sviluppo rurale. Concentriamoci sui pagamenti diretti perché appunto mi ero preso l'incarico di spiegare cosa cambia con la nuova PAC. Oggi noi abbiamo pagamenti diretti che già conosciamo, sono articolati in uno schema 4+1, pagamento di base, greening, giovani, accoppiati e regime per i piccoli agricoltori. Domani ci sarà uno schema di 5 pagamenti, non ci sarà più il regime dei piccoli agricoltori perché l'Italia ha deciso di non adottarlo, quindi ci sarà un pagamento di base, un pagamento ridistributivo, poi vedremo che cos'è, pagamento per i giovani, ecoschemi e accoppiati. Quindi un sistema di 5 pagamenti. Ecco, vorrei sottolineare fin da subito che il sostegno di base, il nuovo sostegno di base, sostituisce base greening. Ma se noi andiamo a vedere, base greening erano l'85% del massimale della PAC. Oggi il nuovo sostegno di base è il 48%. Ecco, questo è un dato importante. Cioè oggi l'agricoltore è sicuro, ogni agricoltore italiano è sicuro di portare a casa un pagamento che è pagamento di base più greening che è pari all'85% del sostegno. Domani, dal 2023, è sicuro di portare a casa solo il pagamento di base che è il 48%. Poi ci sono gli altri 4 pagamenti, ma sono, vedremo, molto selettivi. E questa è una grande novità di questa PAC. Cioè la parte di PAC, diciamo sicura, certa, possiamo dire anche indifferenziata, è molto minore di quella attuale e gli altri pagamenti ci si può accedere solo a certe condizioni, vedremo quali. Un'altra novità di questa PAC che farà piacere a tutti gli agricoltori biologici, vedete, siccome voi sapete che la strategia Farm to Fork prevede un aumento di risorse per il biologico per raggiungere l'obiettivo del 25% nel 2030 di superficie biologica, questa volta, per la prima volta, il governo nazionale ha fatto una scelta, diciamo più che il governo, la conferenza Stato-Regioni ha fatto una scelta, quella di trasferire 90 milioni dai pagamenti diretti al secondo pilastro. Che vuol dire questo? Allora, il plafond dei pagamenti diretti, l'abbiamo visto prima, sono 3 miliardi 628 milioni. È stato deciso di fare alcuni trasferimenti, tra cui il biologico, 90 milioni, al secondo pilastro, che 90 milioni nel secondo pilastro col cofinanziamento diventano 180, ci ritorneremo su questo. 36 milioni trasferiti ai giovani, 6 milioni all'OCM patate. Ecco quindi che il plafond dei pagamenti diretti non è più 3 miliardi 628, ma è 3 miliardi 496, che poi sono stati ripartiti nei 5 pagamenti, 48% per il base, 10% per il ridistributivo, 2% per il giovani, 25% per l'ecoschema e 15% con l'accoppiato con questi plafond. Ecco, la cosa che vorrei risottolineare nuovamente è il fatto che il nuovo pagamento di base, 48% del plafond, sostituisce base greening che è l'85% del plafond. Ci ritorneremo su questo. Quanto vale il sostegno di base per un agricoltore italiano? Beh, se noi prendiamo i 3 miliardi 496 milioni, li spalmiamo sui 9 milioni 700 mila ettari, che è la SAU ammissibile in Italia, considerando appunto che il pagamento di base è il 48%, viene 172 euro a ettaro. Quindi la media del pagamento di base, se fosse spalmato uniformemente su tutta la superficie ammissibile italiana, è 172 euro. Ma in realtà questi 172 euro non li prende nessuno, perché c'è chi prenderà di più o chi prenderà di meno. Perché questo?
perché l'Italia poteva scegliere un pagamento uguale su tutti gli ettari, ma la maggior parte di voi sanno che l'Italia ha scelto invece di continuare a erogare il sostegno sulla base di titoli all'aiuto. Titoli all'aiuto, quindi ci saranno ancora i titoli all'aiuto nella PAC 2023-2027. Questi titoli saranno ricalcolati nel 2023. Ricalcolati perché? Perché appunto bisogna adeguare i titoli, gli attuali titoli, i titoli rimangono quelli di oggi, quindi a ogni agricoltore che oggi ha i titoli, anche nel 2023 avrà gli stessi titoli, ma cambierà il valore perché si riadegua al nuovo plafond del pagamento di base. Dopodiché cosa succede? Una volta che sono stati ricalcolati i titoli, c'è la convergenza, che è obbligatoria. La convergenza dice che i titoli che sono alti vengono diminuiti gradualmente dal 2023 al 2026, senza che però raggiungano il valore medio, 172, perché questa convergenza sarà parziale, ancora parziale, quindi nel 2026 ancora chi ha i titoli alti oggi continuerà a mantenerli più alti della media. È chiaro che se chi ha i titoli alti non raggiunge la media, neanche chi ha i titoli bassi arriva alla media, a 172, ma dice il regolamento almeno all'85% della media. Quindi i titoli più bassi devono arrivare nel 2026 a 148 euro a ettaro all'incirca. Allora, abbiamo capito come funziona il pagamento di base, è ancora legato ai titoli, con la convergenza i titoli alti diminuiscono, i titoli bassi aumentano, ma ancora nel 2026 non si raggiungerà l'uniformità. C'è poi il secondo pagamento in ordine di importanza, l'ecoschema. Ecco, gli ecoschemi cosa sono? Un livello superiore al pagamento di base per impegni ambientali superiori, infatti questa è una diapositiva che fa vedere la nuova architettura verde, sopra al pagamento al sostegno di base in cui l'agricoltore deve rispettare la condizionalità, c'è l'ecoschema e cioè ci sono i pagamenti ACA, agroclimatico-ambientali, quindi a un livello superiore. Allora, vediamo questi ecoschemi. Gli ecoschemi proposti dall'Italia, l'Italia ha proposto 5 ecoschemi, li vedete in questa diapositiva, si chiamano Eco 1, Eco 2, Eco 3, Eco 4, Eco 5, ecco, come ogni nuova PAC impariamo un vocabolario nuovo, la volta scorsa abbiamo imparato greening, abbiamo imparato EFA, questa volta impariamo Eco. Eco sta per ecoschema, l'Eco 1 è destinato alla zootecnia, la maggior parte delle risorse, vedete, sono destinate alla zootecnia per la riduzione dei farmaci, l'Eco 2, inerbimento delle colture pluriennali, e qui ci rientra anche l'olivo, l'Eco 3, oliveti di rilevanza paesaggistica, l'Eco 4, sistemi foraggeri estensivi, l'Eco 5, colture a perdere di interesse mellifero. E qui ci sono le risorse, come gli 874 milioni annui destinati agli ecoschemi vengono ripartiti. Allora, tralascio l'Eco 1 perché riguarda la zootecnia, andiamo all'Eco 2. L'Eco 2 prevede l'inerbimento delle colture arboree, quindi tutte le colture arboree, vigneti, frutteti, oliveti, noccioleti, eccetera, tutte le colture arboree agrarie. Se si fa l'inerbimento spontaneo o artificiale nell'interfila, adesso non sto a leggere gli altri dettagli, poi vi lascio le diapositive, c'è un pagamento dell'ecoschema di 120 euro a ettaro. L'olivicoltura lo prende? Certamente sì. Se è inerbita, oggi molti agricoltori hanno gli oliveti inerbiti, in alcuni casi non lo sono, e quindi questo è un buon motivo per fare l'inerbimento spontaneo artificiale dell'interfila, e questo consente di beneficiare di questo pagamento di 120 euro a ettaro. Poi c'è l'Eco 3, olivicoltura paesaggistica. Olivicoltura di interesse paesaggistico, la regione dovrà identificare queste aree, massimo 300 piante per ettaro, e per accedere bisogna fare la potatura annuale, quindi è vero che è l'olivicoltura paesaggistica, ma con potatura annuale, 220 euro a ettaro,
Questo è un grande cambiamento, un ecoschema che porterà, a mio avviso, perché importanti cambiamenti, visto che la potatura annuale, soprattutto negli oliveti tradizionali, non viene fatto, e poi c'è il divieto di bruciatura in luogo dei residui di potatura. E quindi questo è l'ecoschema 3, sicuramente riguarda l'olivicoltura. L'ecoschema non riguarda l'olivicoltura, la lasciamo, e andiamo all'eco 5. L'eco 5 può riguardare l'olivicoltura, perché questo Eco 5 è destinato a copertura con piante di interesse apistico. Quindi su un seminativo si seminano piante di interesse apistico, nettarifere, pollinifere, seminate o spontanee. Il CREA ha già fatto un elenco di piante di interesse apistico, quindi se si seminano o nascono spontaneamente queste piante di interesse apistico, ci sono 500 euro per i seminativi, ma è chiaro che è una coltura a perdere di interesse apistico, perché non si può fare l'asportazione, lo sfalcio e la trinciatura nel periodo di fioritura. E si può questo schema può riguardare anche le colture arboree, quindi anche l'oliveto, se nell'interfila si seminano piante di interesse apistico. Poi c'è, ho finito con gli ecoschemi, ci ritornerò poi un minuto sopra. Poi c'è il ridistributivo. Il ridistributivo è un pagamento per le piccole per le aziende più piccole fino a 14 ettari, con una soglia di 50 ettari, 81,7 euro a ettaro. Cosa vuol dire? Fino a 14 ettari, i primi 14 ettari prendono questo premio, con una soglia di 50. Che cosa vuol dire? Se io ho 10 ettari prendo un premio 10 per 81,7. Se ne ho 30 prendo un premio 14 per 81,7, se ho un'azienda di 70 non prendo nulla, perché proprio questo è lo scopo, di dare un po' di più alle piccole aziende, tenendo conto che quelli che hanno più di 50 ettari si ritiene che abbiano necessità di meno sostegno. Poi c'è un pagamento per i giovani. Il pagamento dei giovani è 87 euro a ettaro per i primi 5 anni dall'insediamento, e poi c'è l'accoppiato. Sull'accoppiato c'è il 48% va alla zootecnia, non ne parliamo, e il resto va alle produzioni vegetali, e tra questi anche l'olio DOP, 11,8 milioni di euro all'olio DOP. Non c'è l'olio biologico, tanto per essere chiari. E poi c'è un 2% che va alle colture proteiche. Ecco, quindi anche nell'accoppiato c'è un sostegno per una parte dell'olivicoltura, che è quella certificata di OP. Andiamo a vedere che effetti ha, diciamo, questa PAC. Qui abbiamo una diapositiva che ci fa vedere nel 2022 un agricoltore che ha titoli bassi. Chi ha titoli bassi oggi prende 118 euro a titolo. Quelli che hanno più bassi di tutti, 118 euro. Più il greening va a finire a 180. Domani, questo vedete, è un agricoltore che sale. Perché sale? Perché appunto, essendo basso, cresce, ha 45 ettari, quindi prende, oltre al grigio, che è il sostegno di base, prende anche il ridistributivo, che è il rosso, e prende l'ecoschema, che è il verde. Questo è un agricoltore che ha i titoli medi, e vedete che ha i titoli medi rimane più o meno fermo nel periodo 2023-2026. Rispetto al 2022 perde qualcosa, perché tutti perdono qualcosa, perché il plafond è un po' più basso, perché un po' di soldi sono stati trasferiti al secondo pilastro, e comunque se sta in una situazione media di titoli intorno a 170 euro rimane, 200 euro in questo caso, rimane fermo. Questo è un titolo invece, un agricoltore che ha titoli alti, 1000 euro di titoli più il greening 1500, vedete che invece ha un grosso impatto in discesa, soprattutto già nel 2023. Già nel 2023 questo agricoltore passa da 1.500 a 800. Questo è un caso di un agricoltore che prende tutti e 5 i pagamenti, è giovane, fa delle produzioni che sono accoppiate, quindi prende il grigio, che è il base, il rosso, che è il ridistributivo, il blu, che è il giovane, il verde, che è l'ecoschema, e il giallo, che è l'accoppiato. E andiamo all'olivicoltura. Questo è ho immaginato un'azienda olivicola in Calabria che ha 15 ettari di oliveto, quindi una situazione, diciamo, che posso considerare ragionevole per la Calabria. Oggi che cosa prende questo? Prende il base, e ho considerato circa 500 euro a ettaro, il greening,
e quindi va a finire, ecco qui questo in totale prende 7.500, col greening va a finire a quasi 12.000, poi con l'accoppiato, perché oggi in Calabria si prende due accoppiate addirittura sull'olivo e va a oltre 14.000. Se questo agricoltore non aderisce agli ecoschemi, non fa la DOP, subito vedete che da 14.000 euro scende a circa 7.000 e oltretutto poi diminuisce perché essendo come titoli più alti della media, dal 2023 al 2026 diminuisce, nel 2026 arriva a poco più di 5.000. Quindi un impatto grossissimo, da 14.500 a 5.000. Poi c'ha 15 ettari, prende anche un po' di rosso, un po' di ridistributivo, se no altrimenti arriverebbe a poco più di 4.000. Ma questa è una situazione la più drastica. Se questo agricoltore aderisce all'Eco 2, vedete che la situazione migliora. Se questo agricoltore aderisce, oltre all'Eco 2, che è l'inerbimento, all'Eco 3, perché sta in una zona olivicoltura paesaggistica, vedete che la situazione migliora, ma comunque per questo calabrese, perché in Calabria devo dire che oggi i sostegni erano particolarmente alti nell'olivicoltura, comunque non recupera, però da 14.500 scende a 10.500, quindi comunque una perdita abbastanza limitata. Se oltre all'ecoschema 2, 3 fa anche il 5, le specie mellifere, vedete che questo agricoltore mantiene gli stessi soldi di oggi, forse anche qualcosina di più. Se poi fa la DOP, vediamo che in realtà questo agricoltore riesce addirittura a prendere un sostegno più alto di oggi, arriva quasi a 18.000 euro. Quindi vedete come questo sostegno della nuova PAC è molto più selettivo e induce comportamenti più virtuosi per certi aspetti, e bisogna tener conto sempre del fatto che questo sostegno più selettivo però dipende dal fatto se l'agricoltore aderisce a questa nuova, a questi nuovi impegni. Se non aderisce, subisce una decurtazione nell'olivicoltura molto importante. Teniamo conto che almeno l'olivicoltura ha un vantaggio, può ambire a nuovi ecoschemi. Se noi andiamo a fare la stessa simulazione per un agricoltore che fa mais, la situazione è molto pesante, perché uno che fa mais non ha nessuna possibilità di prendere né l'ecoschema né l'accoppiato. Infatti i maiscoltori del nord Italia sono molto, stanno molto protestando per questa nuova PAC. Oltre ai pagamenti diretti ci sono gli interventi settoriali, la nuova OCM olio d'oliva, ne parlerà Maria Rosaria Bubo d'Andrea, e poi c'è la politica di sviluppo rurale. La politica di sviluppo rurale passa da 21 misure a 8 tipi di intervento, quindi non parleremo più di misure nella nuova PAC, ma parleremo di tipi di intervento. Nel piano sviluppo rurale, nel piano strategico PAC, ci sono già tutti i nuovi interventi della politica di sviluppo rurale. Non ve ne parlo chiaramente, dico solamente che nella tipologia di intervento A, che si chiama impegni ambientali climatici, la A è la prima delle 8, c'è anche, oltre le ACA, agroclimatico-ambientali, pagamenti agroclimatico-ambientali, c'è anche il pagamento per l'agricoltura biologica. Quindi il sostegno all'agricoltura biologica rimane come uno degli interventi della politica di sviluppo rurale. Che cosa ci aspetta come sostegno dallo sviluppo rurale? Perché prima abbiamo visto il sostegno dei pagamenti diretti, ma chi fa l'olivicoltura biologica ha anche il sostegno dello sviluppo rurale. Oggi si chiama misura 11, vedete in questa diapositiva che la misura 11 nell'ambito di tutto il PSR oggi è quasi il 10%, cioè dobbiamo dire che l'agricoltura biologica, so che la Presidente Mammuccini non si accontenta mai, però bisogna dire che l'agricoltura biologica oggi ha un bel livello di sostegno, il 10% dei PSR, tra l'altro la prima regione italiana che investe nel biologico è la Calabria. Domani come sarà? Oggi abbiamo la misura 11, domani come sarà? Domani abbiamo che agli attuali 470 milioni, oggi l'agricoltura biologica, la misura 11 nello sviluppo rurale 2020 sono circa 470 milioni,
gli assessori regionali si sono impegnati a non diminuire questo stanziamento, ma a questo stanziamento ci si aggiungono i 180 milioni, se vi ricordate quello che ho detto prima, vengono trasferiti 90 milioni dal primo al secondo pilastro, col cofinanziamento diventa 180 e va a finire a 650, che vuol dire il 20% del rapporto tra bio e totale della politica di sviluppo rurale. Io penso che sia un discreto risultato, ripeto, il presidente Mammucini non si accontenta mai, però bisogna dire che è stata, bisogna fargli un applauso perché ha difeso in maniera importante il settore del biologico. Abbiamo risolto tutti i problemi e qui chiudo l'ultima diapositiva. Attenzione, questa PAC ci dice che c'è uno spacchettamento del sostegno, non è più un sostegno sicuro, certo, basato sui titoli alti, è un sostegno che prevede titoli, ecoschemi, accoppiato al secondo pilastro, quindi è più selettivo del passato, quindi maggiore selettività, comunque per gli olivicoltori mediamente il sostegno diminuisce, perché? Perché avevano titoli alti e questa PAC inevitabilmente porta a una riduzione. Il bio crescerà sicuramente, sì, perché lo prevede la strategia Farm to Fork, perché avete visto ci sono più risorse, ma attenzione, più bio significa più offerta bio, che se non è accompagnato da un aumento di domanda, l'eccesso, l'aumento dell'offerta potrebbe essere un problema serio. I rischi vengono dal mercato, perché ci potrebbe essere appunto un eccesso di offerta e quindi prezzi che si abbassano e si uniformano a quelli del convenzionale. Come si risolve il problema? Come si risolve il problema della commoditizzazione del bio, cioè che il bio diventa una commodity come tante altre produzioni agricole? Bisogna lavorare sulla distintività. Su questo siamo messi malissimo in Italia. Lunedì scorso, cioè due giorni fa, abbiamo presentato qui al Ministero il rapporto sulle IG in Italia, il rapporto Ismea Quali Vita. Un rapporto che dice che le IG, le indicazioni geografiche DOP e GP stanno andando molto bene in Italia, il settore dove vanno meno bene è proprio quello dell'olio d'oliva, solo 71 milioni di euro, che per un paese come l'Italia è veramente poco, quindi qui c'è da rifletterci molto. E quindi io sono d'accordo con quello che diceva Antonio Boschetti all'inizio, ci sono tante novità sulla PAC, tutto sommato per il biologico sono positive, anche per l'olivicoltura sono mediamente positive, anzi diciamo che c'è stata una discreta attenzione all'olivicoltura in questa nuova PAC, non lo è altrettanto per il mais, per il grano tenero, per altre colture, ma attenzione, con la PAC non si risolvono i problemi della redditività. I problemi della redditività si deve basare sempre sulle tecniche, quindi è molto importante il lavoro del CREA, perché bisogna crescere in qualità resa il rapporto col mercato e soprattutto quindi professionalità e il mercato salvano l'olivicoltura. Scusatemi, mi chiamate sempre a parlare di PAC, ma io concludo sempre che la PAC è sempre meno importante nella redditività. È importante, ma puntiamo sulla professionalità, sulla tecnica e sul mercato. Grazie. Grazie. Grazie al professor Frascarelli che come sempre è riuscito a digerire una materia complessa, a calarla nel concreto con degli esempi che a mio avviso parlano da soli, insomma, e ci fanno capire che cosa ci aspetta nel settore olivicolo e che cosa si può fare per recuperare quel taglio dell'aiuto di base. Ma ovviamente, come diceva Frascarelli, la sfida è il mercato, non è certo l'aiuto pubblico, la sfida vera è il mercato. Allora, io raccomando gentilmente ai relatori di restare nei 15 minuti e parlando appunto di mercato, passo la parola a Maria Rosaria Pupo D'Andrea, ricercatrice del CREA, che ci parlerà proprio di OP, biologico e nuova PAC, quali sono le opportunità. Prego. Grazie, buonasera a tutti, è una bella responsabilità parlare dopo il professor Frascarelli, farò del mio meglio. La mia presentazione riguarda proprio
quale possibile ruolo possono avere le OP nella nuova PAC e per il biologico. Credo che non sia partita la presentazione. Sì, si vede, se può dare sì. Schermo intero. Sì, cercavo di fare questo, ma ok. Allora, questa presentazione si basa sui risultati di una serie di attività che il CREAPB porta avanti, sia nell'ambito di progetti finanziati dal MIPAF, uno di questi ad esempio è il progetto LiveMap, nell'ambito del quale il task di cui mi occupo io si ha guardato proprio, ha indagato a fondo sulle OP olivicolo-olearie, e nonché di altre attività che il CREAPB svolge nell'ambito dell'assistenza al Ministero, nell'ambito della rete rurale nazionale e anche in relazione alla redazione del piano strategico della PAC. Vorrei partire da una da questa slide molto generale, non voglio entrare di nuovo nel piano strategico, ma solo per dire che il piano strategico della PAC, come sappiamo tutti, riunisce in un unico quadro di riferimento ciò che prima era spacchettato in tre regolamenti: pagamenti diretti, sviluppo rurale e OCM. Questa modifica non è solo formale, non è una modifica di cosmesi, quanto l'aver riunito questi tre grandi contenitori, questi tre interventi in un quadro normativo unico, in realtà è legato alla necessità, alla richiesta degli stati fatta agli stati membri di sviluppare un piano strategico della PAC che programmi in maniera unitaria questi interventi, in modo che in maniera coerente, complementare e sinergico concorrano al raggiungimento degli obiettivi specifici della PAC. Perché dico questo? Perché anche per quel che riguarda gli interventi settoriali, quindi la strategia per il settore olivicolo-oleario, quello che si è ritenuto di fare era di mettere a sistema tutti i diversi strumenti che la PAC metteva a disposizione. Quindi pagamenti diretti per la pagamenti diretti, quindi sostegno accoppiato, ecoschemi per il miglioramento della qualità, per il contributo alla mitigazione, adattamento ai cambiamenti climatici, la politica di sviluppo rurale con tutto il menu di interventi, di tipi di intervento che mette a disposizione, il PNRR, nonché gli interventi settoriali. L'obiettivo è, la strategia nazionale per il settore olivicolo-oleario tende a tre obiettivi, che sono quello del miglioramento della qualità, miglioramento della competitività e di una maggiore sostenibilità, perché è indubbio che nell'agricoltura italiana e soprattutto nell'olivicoltura non si può parlare di competitività senza qualità, e non esiste la qualità ormai, lo so anche il consumatore medio, lo sa anche mia madre che c'ha 90 anni, non si può parlare di qualità senza sostenibilità. Quindi l'obiettivo questo è l'obiettivo che ci si è prefissi con la strategia settoriale per il settore olivicolo-oleario. L'aspetto importante della riforma è che nell'ambito della riforma della PAC il settore olivicolo-oleario è stato assoggettato ad un'altra riforma, quindi una riforma nella riforma, perché il sistema di sostegno prima attualmente basato sui programmi triennali di attività e quindi sulla miglioramento, nascevano dai vecchi programmi per il miglioramento della qualità dell'olio, sono stati aboliti e la riforma della PAC prevede un nuovo ruolo per le OP olivicole che adottano il modello ortofrutta, quindi abbandonano i programmi di attività triennale per elaborare dei programmi operativi, avendo a disposizione un menu di obiettivi che sono del tutto identici a quelli del settore ortofrutticolo, quindi parliamo di concentrazione dell'offerta, promozione, commercializzazione, investimenti, formazione, consulenza, assistenza tecnica e soprattutto una nuova modalità di finanziamento. Le OP non avranno più a disposizione un budget che gli verrà attribuito dal Ministero, ma ciascuna potrà contare su quanto riuscirà a realizzare come percentuale del valore della produzione commercializzata. E questo è il punto critico, forse il tassello più delicato di questa riforma, perché le nostre OP, le OP italiane, non sono
per via anche dell'attuale PAC, non sono strutturate per avere della, diciamo, purtroppo non hanno un valore della produzione commercializzata adeguata, c'è una notevole variabilità, ci sono OP altamente competitive e altre che lo sono molto poco. Quindi questo sicuramente creerà una rivoluzione all'interno del sistema della produzione organizzata, ma le OP devono fare un salto di qualità. Qual è il contributo a questa giornata? Innanzitutto, diciamo, vorrei che poneste l'attenzione su alcuni dati tratti appunto da questi lavori che vengono portati avanti dal CREO-PB, e per esempio uno di questi è il lavoro appunto di cui vi parlavo prima sul progetto LiveMap, che ha come obiettivo quello di indagare le OP. Giusto per avere un'idea di cosa stiamo parlando, attraverso questo lavoro, tra le tante attività, è stata realizzata un'analisi che ha incrociato i dati delle aziende aderenti ad OP incrociandoli con i microdati Istat. Quindi purtroppo il dato di riferimento ultimo è il censimento 2010, ma riteniamo che con il censimento 2020 si possa ripetere l'operazione, e anche con i dati della SPA 2016, nonché sull'indagine delle gnosi agrarie, al fine di cercare di capire quali sono le caratteristiche strutturali delle aziende che aderiscono a organizzazioni di produttori e capire se ci sono differenze rispetto alle aziende che non aderiscono. Il primo dato importante è che il 32% delle aziende olivicole aderisce ad OP e queste coprono il 40% della superficie olivetata nazionale. Quindi sono dei numeri abbastanza importanti che ci dicono che le OP hanno un ruolo rilevante nell'ambito dell'olivicoltura nazionale. Ruolo che veniva riconosciuto, di cui si parlava, ma non c'erano numeri a supporto. E questi dati a livello regionale mostrano che c'è una notevole variabilità, ma le incidenze sono elevate. Basti guardare alla Puglia, Calabria e Sicilia. Nell'ambito di questo lavoro, quindi, siamo andati a guardare quelle che sono le aziende con superficie olivicola condotta con il metodo biologico. Mi scuso se ho usato questo termine bio, che odio in realtà, però era l'unico modo per far entrare tutto nelle slide, quindi è un peccato veniale. Guardando a questi dati, si scopre che il biologico riguarda solo il 3% delle aziende che aderiscono ad OP, in realtà il 3,1%, contro il 2,6% delle aziende che non aderiscono ad OP, con una superficie e coprono una superficie del 14% della superficie appunto delle aziende che aderiscono ad OP, contro il 10,6% delle aziende che non aderisce. Quindi possiamo dire che nelle aziende nelle OP c'è una maggiore propensione all'adozione del metodo biologico rispetto alle aziende che non aderiscono ad OP. Il 50% delle aziende e il 70% della superficie biologico delle OP è distribuito tra Puglia e Calabria. Inoltre, le aziende che aderiscono ad OP con olivicoltura biologica rappresentano il 36% di tutte le aziende nazionali, quindi del censimento, che conducono l'oliveto con il metodo biologico e coprono poco meno della metà della superficie a metodo biologico. Quindi si tratta di numeri importanti e anche di responsabilità importante. Inoltre, le aziende che aderiscono ad OP hanno mediamente più superficie ad olivo bio rispetto a quelle che non aderiscono ad OP. Quindi un'azienda che aderisce a organizzazione di produttori ha una superficie olivetata biologica di 7 ettari mediamente contro i 4,5 di un'azienda che non aderisce ad OP. Oppure la concessione di lavori pubblici di servizi. Oggi degli appalti. Scusate, c'è un'interferenza, mi chiedo di chiudere il microfono. No, scusatemi, si è collegato il dottor Baccari adesso per questo, perdonate, c'è stata un'interferenza di microfono aperto. Pensavo che fosse qualcuno. Perdonateci. Abbiamo preso paura quando abbiamo preso paura degli appalti. C'è stata un'incursione. Pensavo che qualcuno avesse da ridire sui miei numeri. Prego. Benvenuto al dottor Baccari. Scusate l'intrusione, ho sbagliato io, perdonatemi e mi scuso. Prego, sono contento. Perdonatemi.
Benvenuto, benvenuto. Un altro lavoro che è stato realizzato nell'ambito di questo progetto è un'indagine originale, rivolta alle OP, che è stata somministrata alle OP olivicole. Il questionario è stato somministrato ad 87 OP riconosciute, che rappresentano l'81% di quelle riconosciute nel 2019, e queste OP, rispetto a quelle che commercializzano olio, quindi quelle censite nel registro telematico di carico e scarico dell'AGEA, rappresentano l'87% delle OP, il 96% della superficie olivetata e il 95% dei soci. Quindi si tratta di un campione molto rappresentativo di quella che è la realtà olivicola nazionale delle OP che commercializzano. Ora, guardando, diciamo, una specifica domanda riguardava se le OP utilizzassero frantoi con linee differenziate di lavorazione per olio monovarietale, biologico e così via, e quello che emerge è che solo, poco meno della metà delle OP utilizza questi frantoi propri o dei soci, mentre il 56% non utilizza alcuna forma di differenziazione del prodotto. Se invece si fa riferimento allo stoccaggio, la percentuale sale, vediamo che il 62% delle OP utilizza uno stoccaggio differenziato contro il 38% che invece non lo utilizza. Nell'ambito di altre attività, sono state realizzate delle analisi sulla redditività delle aziende biologiche attraverso i dati della RICA. Non sto qui a dirvi i numeri, ma semplicemente vorrei mettere in luce alcuni aspetti che sono emersi. Le analisi realizzate hanno appunto messo in luce che la gestione e il mantenimento di un oliveto biologico risultano poco redditizi al di sotto di una certa dimensione, sia fisica che economica. Se non ci si avvantaggia del valore aggiunto che deriva dalla vendita dell'olio, se ci si ferma allo stadio della produzione, le aziende condotte con il metodo biologico hanno una redditività negativa, ma questo vale anche per il convenzionale, devo dire. Oltretutto risultano poco redditizi se non ci si avvale di canali commerciali che assicurano prezzi più remunerativi. Quello che è emerso da un recente lavoro che è stato pubblicato su BioReport è che la maggior parte dell'olio biologico viene commercializzato tramite grossisti. Cioè, una parte va per autoconsumo, ma una grossa parte va anche ai grossisti. Quindi, considerando la solo fase agricola, le aziende sia bioco che convenzionali generano risultati reddituali negativi. Tuttavia, un altro aspetto interessante che emerge è che le aziende biologiche destinano una maggiore quota di prodotto alla trasformazione e quindi, prendendo in considerazione anche l'olio, a parità di superficie o a parità di unità di lavoro, l'olivicoltura biologica genera un reddito netto positivo e di un quarto superiore a quello dell'olivicoltura convenzionale. Mi avvio alle conclusioni. Che cosa se ne trae da queste, da quanto ho esposto finora? Che ancora un numero molto limitato di aziende olivicole, siano esse aderenti o meno a OP, si dedica al bio. Le aziende biologiche presentano una dimensione media significativamente più alta di quelle convenzionali, e un fattore che limita l'espansione della produzione biologica potrebbe essere proprio la piccolissima maglia aziendale dell'olivicoltura nazionale, caratteristica che è presente anche nelle aziende che aderiscono ad OP. Ma probabilmente un limite è anche legato ai criteri minimi di accesso per le aziende al bio nell'ambito del PSR, che sono oltretutto differenziati per regione. E un'altra cosa che emerge è che la redditività delle aziende biologiche dipende dalla possibilità di appropriarsi del valore aggiunto derivante dalla vendita dell'olio. Quali sono le opportunità per le OP alla luce anche del nuovo ruolo che affida la PAC alle OP e quindi anche dei maggiori margini di manovra che hanno le OP? Dal mio punto di vista, le OP devono avere un ruolo per accrescere il valore delle produzioni olivicole oleare anche attraverso le certificazioni di processo come quelle del biologico, ma anche di prodotto. Questo perché, grazie alla loro naturale funzione di aggregazione dei produttori, quindi loro potrebbero superare la barriera delle piccole dimensioni mettendo in rete i produttori,
realizzando, grazie anche appunto agli interventi settoriali, investimenti per l'acquisto di beni da mettere al servizio collettivo della collettività, dei soci, quindi mezzi collettivi di produzione, mezzi collettivi di trasformazione e così via. Questo ruolo potrebbero coprirlo anche grazie al ruolo di concentrazione, il rinnovato ruolo di concentrazione dell'offerta, di commercializzazione e di promozione, aiutando gli olivicoltori a chiudere la filiera, ricercando mercati e canali di commercializzazione più remunerativi, e anche grazie alla preziosa attività di assistenza e consulenza che offrono i soci, attività nelle quali le OP hanno veramente grande esperienza, attraverso le quali possono valorizzare le produzioni e indirizzare i soci a utilizzare gli strumenti che la PAC mette loro a disposizione. Ecco, da questi numeri io sono portata più a vedere il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto, quindi io ritengo che ci siano delle potenzialità inespresse che fanno sperare in ampi margini di miglioramento se le OP saranno in grado di fare il salto di qualità che la nuova PAC impone loro, e questo perché grazie a questo sopravviverebbero loro, farebbero sopravvivere i soci e soprattutto darebbero un grande impulso allo sviluppo dell'olivicoltura nazionale. Qui ci sono i riferimenti bibliografici di tutte le ricerche di cui vi parlavo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie mille a Maria Rosaria Pupo d'Andrea. Io credo che l'ultima frase sia un po' quella emblematica, cioè che le OP devono fare un salto di qualità. Insomma, sappiamo tutti che in giro per l'Italia ci sono ancora le cosiddette, le famose OP di carta. Con il nuovo regolamento non sarà più, speriamo, possibile. E il ruolo delle OP sarà proprio quello di aiutare gli olivicoltori a dirigersi verso una maggiore valorizzazione del prodotto, che a mio avviso potrebbe stare proprio nel bio e nella DOP. Detto questo, lascio la parola a Stefano Vaccari, direttore generale del CREA, che ci ha raggiunto. Il CREA sta lavorando moltissimo sulla filiera olearia e olivicola e con dei risultati importanti, tra i quali il progetto Triecol è uno di questi. Prego, direttore Vaccari. Grazie mille, io mi scuso se intervengo quasi a gamba tesa nell'ambito dei lavori, ma credo che il progetto Triecol sia troppo importante per non essere partecipe. E faccio due battute sulla strategicità di dare una risposta reale al biologico e soprattutto al biologico dell'olivicoltura. Noi, secondo quello che dice Farm to Fork, dovremmo mettere nei prossimi 8-9 anni qualcosa come oltre 1 milione di ettari di bio in Italia, perché la superficie deve passare dal 16 qualcosa al 25%, quindi 1.100.000 circa in più di bio. Abbiamo fatto degli scenari: dove andrà questo bio, cosa metteremo. Ebbene, siamo tutti convinti che uno dei grandi serbatoi bio sarà la Calabria e l'olivicoltura, insieme alla cerealicoltura ovviamente, ma l'olivicoltura, e in questo caso soprattutto l'olivicoltura calabrese, sarà un punto chiave di questo raggiungimento del 25% di superficie a bio. E allora, e lo dico anche sulla base della mia precedente esperienza di controllore, qui dobbiamo dare ai produttori e al mondo produttivo calabrese una formula di successo nel bio, perché da solo il bio non cammina commercialmente. E allora bisogna costruire una reputation del bio, una comunicazione di valori che sono vincenti in questo momento, e un accompagnamento delle imprese ad un metodo di produzione che è molto complesso. Il bio è probabilmente il metodo di produzione su cui l'elemento uomo è più importante di tutti. Questo è un dato. E allora l'assistenza tecnica che il CREA fa con il centro PB,
l'assistenza scientifica sulla parte agronomica che facciamo attraverso il centro OFA e tutta la nostra, se volete, attività complessiva di studio e ricerca vanno in quella direzione, cioè fornire una base tecnologica ma anche reputazionale ad un settore che crescerà, e lo sappiamo già, ma crescerà e dobbiamo decidere se crescerà cartaceamente o se crescerà commercialmente. Questa è la scelta chiave che oggi il mondo calabrese deve fare e veramente è un'opportunità preziosa. Noi possiamo far fare all'olio calabrese un salto di qualità epico, epico. Noi ci siamo, speriamo veramente, e ci sono tutte le premesse per cui a livello regionale ci sia questo salto che consenta anche ai produttori di guadagnare quel valore aggiunto che finora è mancato all'olio calabrese, che è stato il limite maggiore. Vi ringrazio veramente ricomunicando tutta la volontà del CREA di supportare sia la Regione Calabria che tutte le organizzazioni produttrici in questa missione per far decollare veramente l'olio calabrese e ancor più l'olio calabrese bio. Vi ringrazio. Grazie al direttore generale del CREA Stefano Vaccari. Credo che anche la riflessione del direttore vada su quel filone, no, che noi tutti ci auspichiamo e che più volte oggi abbiamo detto, cioè l'olivicoltura deve essere il motore dell'economia agricola di alcune regioni, in particolare del centro-sud, e la Calabria è una di queste. Ricordo che è la seconda regione per produzione dopo la Puglia, quindi. Ma questa dinamicità, questa azione, diciamo, no, propulsiva, può arrivare solo da una maggiore valorizzazione del prodotto. Mi fa piacere che il direttore Vaccari abbia, no, testimoniato come la Calabria e l'olivicoltura possono essere il serbatoio bio che serve all'Italia per aumentare quel milione di ettari, ma questo vuol dire anche una professionalizzazione degli operatori e una maggiore valorizzazione del prodotto. Secondo me, ripeto, l'ho detto anche prima, bio e DOP è un binomio sul quale in futuro bisognerà puntare per la valorizzazione dell'olio. Ne approfitto per salutare l'assessore Gianluca Gallo che ci ha raggiunto. E passo, e lo ringrazio ancora perché appunto ricordo che siamo qui oggi grazie al finanziamento del PSR Calabria in favore di questo progetto Triecol, e passo la parola alla presidente di Federbio, Maria Grazia Mammucini, nuovo regolamento per il biologico, ma ovviamente sono certo che la dottoressa Mammucini vorrà spendere due parole anche su questa considerazione ultima del direttore Vaccari, no? Sul fatto che è proprio l'olivicoltura è la coltura vocata a esprimere le potenzialità bio del nostro paese. Prego, dottoressa. Allora, no, non vedo. Presidente, il microfono, deve attivare il microfono. Ecco. Allora, spero che si veda la presentazione. Sì. Perfetto. Benissimo. Allora, naturalmente, grazie a. Direttore dell'Informatore Agrario, grazie al CREA, al dottor Enzo Perri, grazie alla Regione Calabria per questo invito e questa opportunità. E l'intervento del direttore Vaccari è assolutamente stimolante, nel senso che siamo a un passaggio strategico per il biologico che può essere, diciamo, uno, non il solo naturalmente, però uno degli elementi portanti dell'agroalimentare italiano. E sicuramente i settori che lui indicava, quello appunto olivicolo e quello cerealicolo, possono essere
due dei settori fondamentali che possono vedere quella crescita per portarci a quelle percentuali che sono indicate dall'Europa, ma che ora vedremo brevemente anche in questa mia presentazione, il piano strategico nazionale della PAC ha scelto di andare anche oltre quell'obiettivo, perché ha indicato il 25% di superficie a biologico al 2027, cioè alla fine della programmazione del piano strategico nazionale. Quindi è importante, come naturalmente farò il quadro soprattutto del regolamento, però inquadrarlo anche nel quadro delle politiche generali per capire proprio questa fase di transizione che stiamo attraversando. Naturalmente si parte sempre dalla, diciamo, da quella che è stata una svolta a livello europeo con le politiche del Green Deal e con le due strategie che poi orientano particolarmente le politiche agricole, la Farm to Fork e la biodiversità 2030, a cui saranno orientati, come già ha fatto il quadro in modo molto chiaro il professor Frascarelli, molti degli obiettivi strategici anche della PAC e dei piani strategici nazionali. Sono, diciamo, questi alcuni obiettivi quantitativamente rilevanti e che fungeranno anche da indicatore anche per gli stessi piani strategici nazionali, e molti degli ecoschemi fanno riferimento proprio anche a questi obiettivi. Saranno elemento fondamentale, diciamo, per gli obiettivi del piano strategico nazionale e in generale delle politiche dei prossimi anni. È evidente che leggendo alcuni di questi obiettivi, cioè la riduzione del 50% dell'uso dei pesticidi di sintesi chimica, quello del 20% dell'uso di fertilizzanti, quello del 50% della riduzione dell'uso di antibiotici, sono tutti obiettivi che sono coerenti con un altro degli obiettivi strategici della strategia Farm to Fork, che è il 25% dei terreni ad agricoltura biologica al 2030, proprio perché questo è un obiettivo di per sé, ma che contribuisce in maniera determinante sia dal punto di vista delle produzioni vegetali che dell'allevamento al raggiungimento anche degli altri obiettivi. Quindi il biologico sarà un elemento centrale e, oltre a diventare un quarto dell'agricoltura europea e oltre un quarto dell'agricoltura italiana, perché se si guarda all'obiettivo che si è dato il piano strategico nazionale, dovremo arrivare nel 2030 al 30% di agricoltura biologica per la superficie agricola del nostro paese, diventa quindi uno degli assi importanti del nostro agroalimentare, ma è importante anche per trasferire alcune innovazioni al resto dell'agricoltura. Penso in particolare al biocontrollo, quello che è stato presentato stasera, ad esempio riguardo all'olivo, sarà utile in molti casi anche a, diciamo, un'olivicoltura che comunque deve andare verso la sostenibilità, anche se non certificata biologica, perché per raggiungere quel 50% di riduzione di pesticidi di sintesi chimica non basterà naturalmente il biologico da solo. Quindi da questo punto di vista diventa un elemento importante anche ai fini dell'innovazione. Allora, dopo le strategie, noi c'è stato un percorso molto coerente della Commissione europea, perché abbiamo avuto a fine 2019 il Green Deal, nel 2020 è uscito a maggio, se non ricordo male, le strategie Farm to Fork e biodiversità, e a marzo 2021 è uscito la Commissione, è uscito il piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica. Ecco, questo è un punto fondamentale anche per accompagnare la crescita del biologico, per gli obiettivi che diceva prima il direttore Vaccari, cioè non deve essere una crescita cartacea, ma una crescita commerciale. E anche per i punti che indicava il professor Frascarelli nel dire se aumentiamo la produzione senza essere distintivi e aumentare il mercato, si rischia di avere diciamo alla fine gli stessi problemi che si sono evidenziati per il convenzionale, cioè di un aumento dell'offerta, abbassamento dei costi e quindi
quello che può creare valore per gli agricoltori diventare, diciamo, un insuccesso perché non adeguatamente impostato in maniera strategica. Allora il piano d'azione parte proprio da questo, cioè individuare una crescita della produzione insieme a una crescita della domanda. Già ci sono stati ci sono all'interno del piano degli indirizzi molto importanti per quanto riguarda, per esempio, le politiche di promozione, dove c'è una riserva di risorse importante per il biologico, ma la questione degli appalti pubblici green per i criteri ambientali minimi, dove il biologico può essere un elemento naturalmente molto importante, è un'altra scelta, secondo me, molto significativa, è quello di destinare il 30% dei fondi di Horizon Europe per la fetta destinata a agricoltura, silvicoltura e valorizzazione delle zone rurali al biologico. Questo a dimostrazione che il biologico è un elemento fortemente innovativo anche per il futuro. Pensare, come dire, a una agricoltura biologica statica non è quello che sta alla base proprio di questa strategia. Poi significativa l'istituzione della giornata del biologico. La prima giornata europea del biologico è stata il 23 settembre 2021 e ogni anno il 23 settembre ci saranno iniziative in tutta Europa dedicate all'agricoltura biologica. Un'altra cosa importante nel piano d'azione sono entrati i distretti biologici e questo è un merito del nostro paese, secondo me, che dobbiamo sottolineare perché è un riconoscimento importante di un percorso che vede non solo una strategia orientata alle filiere, ma una strategia orientata al territorio e in questo senso anche alla distintività che prima ricordava il professor Frascarelli. Infine, l'altro indirizzo strategico del piano d'azione è il collegamento con la PAC, cioè per sostenere la crescita della produzione e la crescita della domanda, gli Stati membri dovranno individuare specifiche strategie nei piani strategici nazionali. Ecco, da questo punto di vista io non insisto su questo perché Frascarelli ha fatto un quadro molto chiaro, però ci tengo a dare alcuni elementi generali rispetto a quello che è stato l'inserimento del biologico nel piano strategico nazionale, perché il professor Frascarelli ha ricordato più volte che non, per quanto ci riguarda come Federbio forse non saremo contenti. Devo dire che insieme ad AIAB e con un impegno importante anche del professor Frascarelli, che in questi anni è stato il responsabile scientifico anche di Rivoluzione Bio, che Federbio, Assobio, insieme alla Fiera di Bologna per il Sana ha portato avanti per 3 anni gli stati generali del biologico, e credo che alla fine invece il lavoro che abbiamo fatto anche insieme ad AIAB in questa fase di partecipazione al tavolo di partenariato, io credo che i contenuti relativi al biologico nel piano strategico nazionale siano contenuti positivi e si sia raggiunto un punto avanzato veramente all'interno del piano strategico nazionale. Per le questioni che ricordavo prima, il primo, si è dato un obiettivo, noi avevamo indicato il 30% al 2027, il 25% al 2027 è un obiettivo comunque avanzato, importante, superiore a quello indicato dall'Europa. Quindi valutiamo questo un elemento positivo, così come l'aver inserito la flessibilità tra pilastri per trasferire risorse dal primo al secondo pilastro e avere tutto il pacchetto di mantenimento e conversione con uno stanziamento, devo dire, di tutto rispetto, perché sono 2,5 miliardi di stanziamento ed è veramente uno dei forse lo stanziamento più alto che c'è all'interno del piano strategico nazionale per conversione e mantenimento del biologico. Io credo che sia un risultato importante e che dimostri l'impegno finalmente del nostro paese anche in questa direzione. E poi gli altri due aspetti, uno l'ha già ricordato il professor Frascarelli,
l'accesso a tutti gli ecosistemi compatibili con il metodo del biologico, compreso tra l'altro anche quello che riguarda l'olivicoltura. E infine un altro aspetto che non è stato citato e che secondo me è veramente importante invece, perché altri fondi ci sono per lo sviluppo di filiere di Made in Italy Bio e distretti biologici anche nel PNRR, c'è un insieme di risorse che vanno spese nel modo giusto, e per spendere nel modo giusto ci vuole una strategia. E quindi si valuta molto positivo il fatto che all'interno del Piano Strategico Nazionale sia indicato l'impegno del Ministero a varare entro il 2022 il piano d'azione sul biologico, in coerenza col piano d'azione sul biologico della Commissione Europea, proprio per avere una strategia che contemporaneamente si orienti alla crescita della produzione e all'incremento dei consumi, perché questi due punti devono andare assolutamente di pari passo se vogliamo farne un elemento di competitività per il nostro sistema agroalimentare. Vi do solo una schermata sui numeri del biologico, solo per far vedere quelle che sono la crescita in questi anni. Questi sono i dati che sono stati presentati a Sana nel 2020. Vedete che la crescita in 10 anni è una crescita notevole di superfici operatori, dove siamo sempre leader a livello europeo. L'olivicoltura rappresenta uno degli assi importanti, siamo a 246.000 ettari, e soprattutto l'Italia è leader in Europa per olivicoltura bio, perché ha il maggior numero di ettari. Però occorre investire in strategie per il bio, proprio perché altri paesi corrono, e anche in questo caso voi vedete che siamo i primi, ma nell'ultimo anno, cioè tra 2019 e 2020, i dati presentati il 2021, siamo cresciuti del 2%, la Spagna è cresciuta del 6%. Ci sono altri paesi che stanno insidiando i nostri primati, sono la Spagna, sono la Francia, sono la Germania anche, quindi dobbiamo veramente impostare una strategia per il futuro. Cresce il mercato, e vedete anche che il mercato interno cresce meno che in altri paesi, e su questo occorre assolutamente investire, ma comunque il mercato cresce più della produzione, e se andassimo a guardare i dati nel dettaglio vedremo anche che è cresciuto l'import di prodotti bio. Quindi è un'opportunità per la nostra agricoltura, e la dobbiamo coprire con le nostre produzioni, valorizzando i nostri agricoltori. Quindi siamo in una fase naturalmente strategica di transizione agroecologica, noi la definiamo, e è in questo quadro che si inserisce il nuovo regolamento sul biologico. È stato un processo lunghissimo, è durato 10 anni, tanto che naturalmente quando è entrato in vigore il regolamento da 1 gennaio 2022, già rispetto all'evoluzione normativa sulle produzioni alimentari, in alcuni casi si trova già disallineato, come ad esempio nel settore del vino. Ma solo per darvi il quadro, finora il diritto derivato è composto da 17 regolamenti delegati, 8 regolamenti di esecuzione e 8 rettifiche, ma altri dovranno venire nei prossimi mesi. Questo, diciamo, da una parte ci sono degli elementi positivi, perché ci sono tutta una serie di derivati normativi che chiariscono molti aspetti che nell'insieme della filiera possono apparire complesso. Ma questo vi dà il senso di due cose importanti. Uno, della complessità per le imprese per stare nella filiera del biologico. Due, che c'è un livello di burocrazia nel biologico che dobbiamo assolutamente pensare a come ridurre, perché diversamente rischiamo davvero che questo sia uno dei nodi che impedisce proprio poi la certificazione del prodotto finale. Nel nuovo regolamento rimangono i capisaldi di base, cioè niente
è cambiato rispetto al fatto del fertilità del suolo, fertilizzazione organica, rotazioni e tutto quanto riguarda i capisaldi del biologico che abbiamo avuto fino ad oggi. Ci sono alcuni elementi di avanzamento, soprattutto per quanto riguarda quello che in questi 10 anni poi è maturato complessivamente rispetto al sistema agricolo in generale e particolarmente al biologico, soprattutto la questione delle filiere corte, delle produzioni locali, ma la questione del paesaggio, della biodiversità, ma ci sono delle novità molto interessanti per quanto riguarda le sementi e la diversità genetica per quanto riguarda la specificità sementiera del settore del biologico. È aumentato anche per alcuni prodotti il campo d'azione, cerco di andare velocissima. Grazie, ancora 5 minuti Presidente, grazie. Sì, cerco di andare velocissima. Allora, naturalmente sulla produzione ci sono alcuni elementi innovativi, ad esempio la questione del fuorisuolo che è concesso solo fino al 2030 nei paesi scandinavi ma senza poter aumentare, quindi solo produzioni in prospettiva legate al suolo. Poi la possibilità di materiale eterogeneo per quanto riguarda le sementi, che è un'innovazione sicuramente molto importante. E poi un'altra serie di elementi che si uniscono come diciamo, la possibilità di regole transitorie per interventi strutturali, naturalmente se cambiano le regole per adeguare le stalle si possono avere delle periodi transitori che consentono alle aziende di adattarsi. Ci sono alcuni elementi di cambiamento anche per quanto riguarda la trasformazione, questi sono quelli principali. E segnalo soprattutto quello relativo all'uso degli aromi e quello degli ingredienti per l'indicazione di origine che passano dal 2 al 5%, ma in questo caso vanno valutati nella specificità del biologico, penso se vengono fatti dei biscotti con materia prima completamente italiana e con zucchero di canna, la possibilità di mantenere l'origine è un elemento sicuramente che non è un elemento di specificità importante. Sul controllo e certificazione, allora ci sono alcuni elementi diciamo di dettaglio che lascio nelle slide e non voglio illustrare per non perdere troppo tempo. Voglio segnalare soprattutto questi due aspetti. Uno, la possibilità della certificazione di gruppo, che fino ad ora era applicata solo per i paesi del sud del mondo, ora sarà possibile anche per i piccoli agricoltori dell'Unione Europea, fino a 5 ettari e fino a 20.000 euro. Quindi una possibilità che può consentire, ma anche in produzioni, penso anche come tanti piccoli produttori olivicoli, può essere un elemento sicuramente interessante. E l'altro aspetto importante che credo sia utile segnalare e che credo molto importante anche per l'olivicoltura è la questione delle novità sul commercio internazionale e le importazioni, perché si passa dall'equivalenza alla conformità. E questo è un elemento molto importante, perché se finora ci sono stati accordi di equivalenza per produzioni che diciamo potevano considerarsi complessivamente equivalenti, questo sappiamo ha creato problemi in molti casi, il passaggio alla conformità, anche se con tempi diciamo indicati fino a entro 3 anni dall'entrata in vigore del regolamento, consente oggettivamente tutti i prodotti dovranno essere realizzati secondo le regole dell'Unione Europea. Questo è un punto molto importante anche per l'olio e da questo punto di vista credo che sia un elemento di garanzia per il consumatore sicuramente di grande rilevanza. Quindi sostanzialmente per concludere, diciamo è un'evoluzione coerente della normativa. Si sono evitati abbassamenti dello standard e questo è un elemento sicuramente importante perché nella crescita di un settore le pressioni per abbassare gli standard
erano sicuramente molto forti. Secondo noi invece bisogna alzare l'asticella quando si cresce e non abbassarla. Purtroppo un punto limite grande è stata la mancata semplificazione delle norme. Questo è un elemento limite che ci dobbiamo porre anche a livello nazionale e credo da questo punto di vista che anche per questa ragione abbiamo bisogno rapidamente dell'approvazione della legge nazionale sull'agricoltura biologica, perché anche l'aspetto della certificazione e dell'innovazione anche in termini di innovazione digitale, ad esempio, può consentire veramente attraverso piattaforme di tracciabilità, attraverso sistemi innovativi, di semplificare la vita alle imprese e agli agricoltori in primo luogo. Ora, naturalmente, tutte le positive novità che si sono che ho citato molto velocemente potranno essere ulteriormente valorizzati se puntiamo ad un'attuazione efficace sia in termini del complesso del regolamento sia in termini dei controlli e della semplificazione amministrativa. Veramente adesso noi vogliamo che il Senato approvi rapidamente la legge, perché lì ci stanno tanti strumenti che ci possono aiutare: il marchio del Made in Italy Bio, i distretti biologici, un piano per la ricerca in biologico, le organizzazioni dei produttori, reti, IOP, interprofessioni, un piano sementiero per il biologico e poi tutta la partita complessa dei controlli e della certificazione. Il biologico è un asse importante a disposizione del sistema agricolo italiano e può essere uno degli assi per rendere più forte il nostro agroalimentare. Così lo dobbiamo intendere e se lo intendiamo così non vedo perché non si debba approvare una legge che aiuta l'economia del nostro paese. Vi ringrazio moltissimo per questa opportunità e per l'attenzione. Grazie, grazie Presidente. Ci accodiamo a questo appello affinché la legge sul biologico sia approvata velocemente. È stata almeno per me una sorpresa il fatto che poi non sia stata approvata i giorni scorsi, la settimana scorsa, sia ritornata quindi al Senato con dei cambiamenti. Speriamo che adesso l'iter sia più rapido. Senza dubbio, come tutta l'agricoltura italiana, anche il biologico, forse il biologico di più, ha bisogno di una semplificazione della burocrazia, che significa anche meno costi, perché tra l'altro in un lavoro che abbiamo pubblicato, scritto da Ismea, in quel caso, da Ismea, emergeva proprio come i costi di certificazione e la burocrazia siano una barriera all'ingresso. Il dottor Giacomo Giovinazzo, autorità di gestione PSR Calabria, purtroppo non può essere presente per un impegno istituzionale e quindi lo ringraziamo comunque perché ha partecipato a tutti i nostri incontri e inoltre lo ringraziamo perché appunto la sensibilità dimostrata per aver finanziato questo progetto. Passiamo quindi a Veronica Vizzari, ricercatrice del CREA OFFA, l'innovazione e la difesa in biologico dell'olivo. E questa questione, no, delle tecniche colturali, dell'innovazione, la necessità di trasferire maggiori competenze per affrontare i cambiamenti climatici e ancor più per entrare nel disciplinare della produzione biologica è un tema che abbiamo affrontato parecchie volte oggi. La difesa ovviamente è uno degli assi portanti della tecnica agronomica. Prego, dottoressa Vizzari. Grazie Antonio Boschetti, ringrazio tutti. In particolar modo anch'io è doveroso un ringraziamento alla Regione Calabria per aver finanziato questo progetto che promosso appunto da noi del CREA e che ci ha permesso di creare questo collegamento tra quelli che possono essere anche i risultati del mondo scientifico con un'olivicoltura, direi a questo punto quasi un confronto, un apporto a un'olivicoltura nazionale. Come diceva appunto Antonio Boschetti, la difesa, intesa proprio come una tecnica colturale, in ambito biologico acquisisce sicuramente
un'importanza fondamentale. Non si può sicuramente pensare di agire, diciamo, di intraprendere un percorso di bio tralasciando questa tecnica culturale. Spesso però si fa forse l'errore di descrivere l'agricoltura biologica come un approccio che non utilizza l'innovazione, come invece si fa più facilmente riferimento a un regime integrato. Non è vero, l'agricoltura biologica non è affatto un ritorno al passato, anzi la rinuncia, diciamo, alla chimica di sintesi, sia per la fertilizzazione che per la difesa delle colture, impone, diciamo, a noi ricercatori, ma anche ai colleghi agronomi che mi ascoltano, agli imprenditori olivicoli, di trovare delle soluzioni innovative e in molti casi integrare tutto ciò che si ha a disposizione, quindi diversi mezzi, che siano essi agronomici, meccanici, biologici, genetici, tra loro, al fine di tutelare, diciamo, la cultura e quindi poi il prodotto finale. Basti pensare, parlando appunto di innovazione in biologico, che l'agricoltura di precisione è ampiamente utilizzata anche in aziende biologiche. In generale, i sistemi agricoli biologici sono indirizzati a limitare l'uso di mezzi tecnici extra aziendali, ricorrendo ad esempio al reimpiego di sementi e di granello per l'alimentazione zootecnica, l'adozione di pratiche agronomiche che riducono l'impiego dei concimi, quindi il sovescio, la rotazione, ma non è un ritorno al passato, anzi sono tecniche che vanno ad arricchire la fertilità del suolo e quindi a garantire quella presenza di sostanza organica che è fondamentale. E poi, in ultimo, l'esecuzione di operazioni di difesa culturale preventiva più che curativa, perché spesse volte poi di fronte a patogeni altamente aggressivi noi non abbiamo la carta vincente della chimica, dei prodotti di sintesi di origine chimica, e quindi non abbiamo qualcosa di curativo. E allora è qui che bisogna combinare il più possibile tutti i mezzi, ma agire in via preventiva. La combinazione tra questi vincoli agronomici e normativi condiziona quindi l'operatore biologico, che a differenza appunto di quello integrato ha meno alternative di scelta sia nell'ambito delle tecniche di difesa e sia come gamma di sostanze utilizzabili a questo scopo. Questo per dire cosa, quindi? Che logicamente l'agricoltore biologico deve avere maggiori competenze e maggiori conoscenze. Non ci si può improvvisare. Perché? Perché bisogna che prenda in considerazione una serie di strategie per la protezione delle colture. Non c'è una regola da adottare, ma bisogna il più possibile conoscere la biologia dei patogeni dell'olivo e i fattori che ne regolano le loro popolazioni. L'incidenza anche di quelli che sono i fattori di contenimento naturali. E qui la stessa definizione di lotta biologica ci dice che dobbiamo far ricorso agli insetti entomofagi utili. Così come le condizioni climatiche, temperature e umidità e le previsioni meteorologiche, le metodologie di campionamento e di monitoraggio dei patogeni e dei parassiti. Questa parolina magica voglio che dopo questa breve presentazione da parte mia resti impressa, cioè venga presa in considerazione, perché è alla base di un'ottima difesa preventiva in ambito biologico. Il monitoraggio, definire bene le soglie di intervento in modo da poter meglio ricorrere, diciamo, al momento più opportuno all'utilizzo dei mezzi che noi disponiamo. Anche le informazioni dei modelli matematici di previsione sullo sviluppo di parassiti e malattie, quindi avere un minimo di conoscenza o cercare di ricorrere in personale altamente qualificato. Perché? Perché queste vanno a simulare, a prevedere la comparsa o lo sviluppo di una malattia o di un fitofago e vanno a ottimizzare logicamente gli interventi di contenimento. Così come lo spettro d'azione e gli effetti collaterali dei prodotti che noi utilizziamo. L'importanza anche, e qui mi soffermo, dell'installazione all'interno degli oliveti, laddove è possibile, o anche un invito proprio a livello regionale di aumentare il numero delle centraline meteorologiche associate spesse volte anche a un servizio di monitoraggio costante, perché questo è di supporto, diciamo,
a chi opera in questo regime, perché si ha una conoscenza di quelle che sono appunto le temperature all'interno dell'oliveto, il livello di umidità, e quindi perché no conoscere il rischio ad esempio della presenza della mosca dell'olivo in tempo utile. Quindi laddove è possibile fare tesoro di queste realtà delle centraline meteorologiche. Poi addentrandoci proprio all'interno di tutto ciò che può colpire l'olivo, abbiamo un quadro abbastanza, diciamo, ampio, soprattutto in ambito, diciamo, soprattutto quando si opera in biologico. Adesso, sia per una questione di tempo e sia per una questione, diciamo, di attenermi il più possibile al titolo della mia presentazione, ho cercato di raggruppare, diciamo, quelle che sono le malattie fungine che possono colpire l'olivo, e quindi prima di tutto l'occhio di pavone, la cercosporiosi, la lebbra, la rogna, malattia batterica. Ecco, per tutte queste patologie, diciamo, in ambito biologico, oltre che a prevedere l'utilizzo, diciamo, il ricorso ad accorgimenti agronomici, come possono essere appunto le varietà resistenti nei nuovi impianti, l'impiego di altre tecniche colturali come la potatura con turni brevi, concimazioni equilibrate, fanno tutte poi ricorso a un trattamento, diciamo, o a più di uno, a base di quello che è il rame, cioè quindi i prodotti cuprici. Però attenzione, cioè bisogna, che ruolo ha questo rame nell'agricoltura biologica? Purtroppo per il rame è uno dei fungicidi più utilizzati, e soprattutto in bio, perché è l'unico, diciamo, al quale è ammesso e quindi si fa ricorso. Però dobbiamo stare attenti, perché spesso questo metallo pesante è sotto attacco per i rischi ambientali. Infatti qui vi ho riportato in rosso nella slide, cioè al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo di questo metallo, non bisogna superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco dei 7 anni, si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato meno di 4 kg di rame per ettaro all'anno. Questo per dirvi cosa? Che allora torna utile il discorso che facevo poc'anzi di conoscere bene quando intervenire, quindi di sfruttare al meglio questo intervento che noi abbiamo a disposizione. Ma per sfruttarlo al meglio dobbiamo conoscere bene chi dobbiamo combattere, la sua biologia in relazione a quelli che sono i cambiamenti climatici, perché vuoi o non vuoi hanno influenzato il ciclo biologico dei patogeni e dei fitofagi, e quindi ecco perché maggiori conoscenze e monitoraggio degli insetti. Altri approcci? Sì, disponiamo di altri approcci, come ad esempio l'utilizzo di fungicidi di origine naturale a base di Bacillus subtilis, che è in grado proprio di proteggere le piante dall'attacco di funghi e batteri, e competono con quelli che sono poi microrganismi appunto patogeni, cioè l'utilizzo di questo Bacillus va a competere proprio per gli spazi. Ah, infine, anche l'importanza, mi preme sottolineare, dell'utilizzo di filosilicati e zeoliti. Perché? Perché questi prodotti, diciamo, che poi sono delle argille, diciamo, rendono, come dire, inospitale l'ambiente dove poi si dovrebbero sviluppare questi funghi o questi funghi patogeni. E quindi sfruttiamo tutto quello che abbiamo a disposizione. Come ente di ricerca, come gruppo di ricerca del Centro di Olivicoltura, anche di fronte a patogeni come la Xylella fastidiosa, che ha un po' compromesso, che ha compromesso l'olivicoltura salentina, e bisogna naturalmente, e la ricerca è improntata soprattutto a individuare le varietà resistenti per poter naturalmente sopperire a questo batterio, però anche il piano olivicolo ha dato, diciamo, già dato dei finanziamenti nell'ambito appunto del progetto Olidixit, invitandoci a noi ricercatori nella ricerca di trattamenti ecocompatibili. Quindi, come vedete, anche per patogeni, diciamo, molto aggressivi, l'indirizzo è quello di ricercare prodotti che siano molto rispettosi dell'ambiente. Infatti, nell'ambito di questo progetto, che non coordiniamo noi direttamente qui dal centro, ma coordinati da altri colleghi sempre del CREA, ma che noi operiamo appunto nell'ambito di unità specifiche, porto avanti insieme al gruppo di lavoro, diciamo, di ricerca del centro, testare la produzione di un estratto fenolico da foglie fresche di olivo dalla cultivar coratina, perché ha più alto contenuto di oloropeina, e inoculazioni
endoterapiche, impianti che sono lì appunto nella zona infetta, e cercare quindi poi di vedere se effettivamente questi composti fenolici ad azione antibatterica possono effettivamente darci un appoggio nella convivenza con questo batterio, perché attenzione, non sono una soluzione, però sono quella realtà con le quali noi dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni che ci aiutano a convivere e a salvare un pochino quella che è l'olivicoltura da questo batterio, oltre, ripeto, all'importanza invece della ricerca di varietà resistenti. E quindi siamo impegnati, questo per dire come anche di fronte a patogeni aggressivi si va con l'idea appunto della ricerca di trattamenti ecocompatibili. Poi come non trattare nell'ambito di una giornata come questa quello che viene definito il fitofago chiave per l'ecosistema olivo, sia in ambito integrato e perché maggiormente in ambito biologico, che è appunto la mosca. La mosca dell'olivo crea dei danni, diciamo, proprio compromette altamente la qualità dell'olio, sia in termini, diciamo, di aumento dell'acidità, del numero di perossidi, in una diminuzione di quello che sono invece i polifenoli che noi vogliamo in un prodotto di qualità. E di fronte a questo patogeno, in ambito biologico dobbiamo prevedere di intervenire, cioè è impensabile non intervenire, altrimenti non si ottiene un prodotto di qualità. Come? Disponiamo di diversi mezzi. Innanzitutto mi preme però sottolineare come i cambiamenti climatici hanno influenzato la biologia di questo patogeno, un po' quello che diceva il professor Agosteo all'inizio, cioè hanno influito sulla biologia. In particolar modo, diciamo, i mesi invernali piuttosto miti, oltre a consentire la sopravvivenza di un numero maggiore delle forme svernanti di questo insetto, ha determinato anche un anticipo nello sviluppo vegetativo dell'olivo, e quindi hanno reso le truppe recettive agli attacchi già 15 giorni prima del solito, costringendo gli olivicoltori ad anticipare le misure di controllo. Quindi qui diventa fondamentale il monitoraggio. Il monitoraggio mediante che cosa? Trappole a ferormoni, trappole cromotropiche, sono sicuramente uno strumento importante perché ci dà l'informazione sulla presenza di questi adulti, se è il caso di intervenire, sugli aumenti nella loro densità e sull'efficacia poi di quello che noi andiamo a fare in termini di lotta. Bisogna definire quello che è la soglia di tolleranza. Allora, in ambito integrato noi possiamo sfruttare di due soglie, quella che prevede gli interventi preventivi contro gli adulti, e poi abbiamo anche una soglia un pochino più alta del 7-14% di olive attaccate con uova e larve da parte di questo dittero con interventi ovo-larvicidi. In ambito biologico non abbiamo questa chance, parliamo di difesa preventiva, quindi la soglia è molto bassa, bisogna stare quindi molto attenti e solo col monitoraggio, appena vediamo i primi adulti e riconosciamo le prime punture sterili, diciamo, sulle drupe, bisogna agire. Agire come? I mezzi di controllo sono diversi che abbiamo a disposizione in ambito biologico, ma sono quasi totalmente volti ad evitare l'attacco. Quindi mediante che cosa? L'abbattimento degli adulti, cioè dobbiamo evitare che la femmina della mosca riesca ad ovideporre sulle drupe, e quindi anche sfruttando quella che è la repellenza con sostanze che ci possono venire in aiuto. Proprio adesso in questo mi perdoni, ancora 5 minuti, grazie. Grazie a lei, farò di tutto. Sempre nell'ambito di progetti che abbiamo portato avanti, questo in particolare che si è concluso a dicembre, il progetto DIOL, sempre del piano olivicolo, abbiamo voluto valutare, diciamo, se ci poteva essere un eventuale effetto sinergico tra l'utilizzo di due sostanze, quindi il caolino e lo spinosad, in oliveti biologici. Come vedete qui riportato nella slide, quindi perché queste due sostanze? Perché il caolino ha un'azione di repellenza, invece lo spinosad è un esca alimentare ad azione attrattiva. E quindi vedere se alternandoli nelle file di un oliveto si poteva avere, diciamo, l'effetto di controllare la popolazione adulta di questo dittero. Devo dire che i risultati sono stati abbastanza promettenti, è stata anche questa una ricerca presentata nel convegno di entomologia e quindi ha dato dei buoni risultati, purché sia garantita una copertura costante, logicamente, delle piante. Qui qualcosina in più su quello che è appunto questa sostanza deterrente, il caolino, che agisce appunto ricoprendo le drupe, quindi la pianta ha questa azione di allontanamento degli adulti. L'aspetto negativo è che se andiamo incontro a una stagione estiva
a volte è piuttosto piovosa, bisogna ripetere il trattamento. Non influenza su quello che è la qualità di un olio assolutamente, quindi non influenza sulle attività fotosintetiche. Potete vedere qui nella slide a paragone il caolino con il controllo, diciamo oli ottenuti da drupe trattate col caolino rispetto a quello controllo, come il numero di perossidi dell'acidità resta invariata. Così come a livello organolettico non cambiano, diciamo, i sentori. Per quel che riguarda invece una lotta che possiamo ancora adottare in ambito biologico è la lotta ad urticida, perché nell'allegato 2, nell'ambito delle trappole, sono ammesse questi due principi attivi, che sono la deltametrina e la lambda-cianodrina, quindi installare queste trappole nell'oliveto, ma per avere maggiore efficacia bisogna che trattiamo delle superfici abbastanza ampie, altrimenti si perde di efficacia. Importante, abbiamo anche a disposizione un bioinsetticida da contatto come attività principale, che è appunto una sospensione concentrata di conidiospore del fungo entomopatogeno Boveria bassiana, e anche un'attività deterrente, e quindi può essere collocato questo prodotto in caso di pressione elevata del fitofago durante le fasi finali del ciclo della mosca, soprattutto in oliveti di piccole dimensioni. Ribadisco il controllo anche da parte dei nemici naturali, e quindi diventa fondamentale il mantenimento anche della biodiversità, che dovrà necessariamente essere preso in considerazione per dare un valore aggiunto alla produzione di olio biologico. E poi anche quando una volta in Italia si sarà superato l'ostacolo della normativa dell'Unione Europea che limita l'introduzione di qualsiasi organismo esotico, si potrebbe pensare anche di introdurre altri entomofagi della mosca per aiutare come controllo biologico a questo dittero. Quindi, come avete visto, anche se velocemente, non è che in bio non abbiamo mezzi di controllo di fronte a patogeni, come ad esempio a questo fitofago della mosca. Ce ne sono. La nostra abilità, diciamo, anche l'abilità da parte dell'imprenditore olivicolo, deve essere quella di non scegliere una di queste che io ho elencato, ma di integrarle il più possibile tra loro al fine di contenere questi insetti al di sotto della soglia che arreca il danno. Ricordando tra queste anche una lotta agronomica che si basa sull'epoca ottimale di raccolta delle drupe, in modo da sfuggire a ulteriori attacchi da parte della mosca, e una lotta antibatterica perché va a interferire su una simbiosi che si viene a creare tra i batteri presenti sulla drupa e le larve nelle prime fasi di crescita. Sempre come attività da parte di questo gruppo di ricerca da me diciamo guidato, abbiamo sempre per andare incontro ai cambiamenti climatici, abbiamo portato avanti uno studio riguardante un monitoraggio di quello che è un altro patogeno, che è un altro insetto che può attaccare l'olivo, che è la margaronia, la palpita vitrealis. Come vedete è stato necessario installare delle trappole luminose, questo perché? Per costruire in maniera molto sintetica delle curve dei voli, come vedete rappresentati nei grafici, nei diversi areali anche del territorio calabrese, in modo da poter meglio definire e programmare quelle che possono essere poi le strategie di controllo, soprattutto in giovani impianti. E in biologico invece su piante oliveti adulti ricorrere a quello che abbiamo appunto a disposizione, a principi attivi, così come per la tignola, di Bacillus thuringiensis. È molto interessante, due secondi e concludo, anche una ricerca nell'ambito appunto dello zioccolinco come sostituzione a quelli che sono i manicotti di lana di vetro da mettere intorno alle piantine, soprattutto nei giovani impianti, è stato quello di utilizzare questo prodotto microbiologico e ha dato dei buoni risultati confrontato appunto con quello dei manicotti, però ha sostituito un enorme svantaggio che è quello della manodopera. Due parole sui fitofagi emergenti, non posso non trattarli perché sempre nell'ambito del progetto Salva Olivi che ha menzionato il dottore Perri prima, è stato effettuato nella regione Calabria un monitoraggio per quella che è la cimice asiatica e quindi Alimorpha alis, perché nel nord dell'Italia sta dando seri problemi, oltre ad averci confermato che può attaccare l'olivo. È stato interessante essere di supporto al servizio fitosanitario della Regione Calabria, perché con questo monitoraggio abbiamo rinvenuto in località appunto di Rocca Imperiale gli adulti di questa cimice anche in Calabria, e quindi abbiamo poi provveduto ad effettuare comunicazioni al servizio fitosanitario, e quindi anche qui la parola monitoraggio
per questi insetti è fondamentale tenerli a bada. Infine sarà sicuramente, si provvederà a monitorare anche la presenza di un altro epidottero nel territorio calabrese, perché in regioni come la Liguria e la Lombardia ha dato dei seri problemi in seguito a ferite causate da gelate o da attacchi di rogna. Concludo. Spero in questi pochi minuti di essere riuscita, diciamo, a dare un input su quello che è la difesa in ambito biologico. Cioè, la difesa fitosanitaria si trova a dover fronteggiare le conseguenze di diversi fenomeni. Come dicevo poc'anzi, l'introduzione accidentale e la diffusione di organismi esotici, i cambiamenti climatici, perché vanno a influenzare la biologia di tutti gli insetti e i patogeni, quindi monitorare il più possibile. L'abbandono poi anche di oliveti e l'incompleta raccolta dei frutti sono condizioni che vanno a vantaggio, per esempio, per la mosca per generazioni successive. E poi anche l'intensificazione colturale, a partire dal drastico aumento della densità di impianto, quindi questa il fatto di mettere su impianti super intensivi logicamente comporta un va a discapito di quello che noi invece vogliamo con i principi dell'agricoltura biologica. Risulta centrale quindi, un po' quello che diceva anche il direttore generale, il profilo professionale dell'imprenditore agricolo, cioè deve avere una visione globale, deve avere delle competenze, deve avere delle conoscenze e deve avvalersi di tutte le competenze che dispone sul territorio, a partire dai colleghi agronomi, dal centro di ricerca, perché no? E quindi non ci si può improvvisare a fare agricoltura biologica se il fine è quello di ottenere appunto un prodotto di qualità. I principi e le linee guida della produzione biologica, il monitoraggio costante supportato da adeguata formazione professionale rendono strategica l'applicazione di tecniche agronomiche culturali nell'agroecosistema oliveto per la valorizzazione degli antagonismi naturali e il conseguimento di una difesa sostenibile. Io vi ringrazio, sono dovuta andare di fretta e lascio qui la mia email e sono a disposizione per chiarimenti e tutto. Grazie. Grazie alla dottoressa Vizzarri anche per questi excursus agronomico, perché poi alla fine noi possiamo fare tanti ragionamenti, ma poi bisogna tornare in campo e aiutare i produttori ad affrontare le difficoltà della coltivazione col metodo biologico. Abbiamo avuto un pomeriggio direi piuttosto intenso, con tantissime provocazioni, tanti temi su cui riflettere, e io vorrei farlo con i rappresentanti degli agricoltori. Partirei da Franco Verrascina, presidente di Copagri. Intanto ti saluto, Franco, mi fa piacere che tu sia qui oggi, rivederci dopo un po' di tempo. E guarda, la domanda è un po' questa che avevo pensato per te. Lo ha evidenziato molto bene la dottoressa Vizzarri, no? Agli agricoltori c'è bisogno di tanta formazione tecnica, e c'è bisogno anche, questo l'aveva citato la dottoressa Maria Rosaria Pupo d'Andrea, no? Bisogna affiancare, riuscire a coniugare la formazione tecnica, che è fondamentale, con anche la formazione culturale, quindi l'ingresso sulle OP, la valorizzazione del prodotto, eccetera. Allora, come un'organizzazione come Copagri sta al fianco degli agricoltori per aiutarli a crescere culturalmente e a crescere tecnicamente? Il lavoro l'avete già fatto benissimo, quello sulle normative, su creare il quadro normativo per potenziare il comparto olivicolo. Adesso c'è la necessità di stare al fianco dal punto di vista tecnico e culturale. Prego. Grazie Antonio, e ringrazio anche il CREA, la Regione Calabria, per questo momento di confronto. Permettimi però un passaggio sul progetto Triecol. Per Copagri è il modo fondamentale, in base anche a quello che alla domanda che tu mi facevi, di approcciare il rapporto tra mondo delle aziende agricole e mondo della ricerca scientifica. Vale a dire quello che noi abbiamo sempre detto, e tu lo sai, trasferire le innovazioni alle aziende agricole, ma anche ascoltare le richieste delle medesime. Il progetto del quale ha parlato la dottoressa Santilli all'inizio
va secondo me proprio in questa direzione. Così come non è stato citato, lo voglio citare io, l'altro importante progetto sostenuto dal CREA, mi pare Olive Miracle, in ambito europeo, che può dare delle risposte importanti ai nostri produttori, anche alle domande che sono state fatte o agli interventi che sono stati fatti oggi, per contrastare che cosa? I cambiamenti climatici, ed ambedue appunto potrebbero essere ancora più performanti in tema di PAC e strategia Farm to Fork. A questo punto però ritengo necessario fare alcune valutazioni in merito. A nostro avviso occorrerà procedere speditamente all'approvazione della legge sul biologico. Il comparto, ho avuto già modo di dirlo in altre occasioni, merita di avere un quadro normativo chiaro ed esauriente per migliorare le nostre performance. Per questo, come Copagri, non abbiamo fatto mancare il nostro contributo. Sarebbe stato meglio procedere con speditezza all'approvazione. Essa, tuttavia, possiamo dire che è in linea con quello che sta succedendo a livello europeo. Mi riferisco al Green Deal, alla Farm to Fork, alla Biodiversity, proiettata al 2030. In questo ambito, il mondo biologico, secondo noi, avrà un beneficio della legge perché verranno rafforzati aspetti importanti quali la ricerca, la divulgazione e la formazione in un contesto europeo. Venendo all'olivicoltura biologica, con i suoi 243.000 ettari, possiamo dire che è uno dei settori nel quale la tecnologia agronomica e la difesa sono tecniche ben mature e consentono di ampliare le superfici, quelle che ci richiede oggi l'Europa. In pratica, poi, per quanto concerne invece la PAC, essa presenta alcuni aspetti positivi per quanto ci riguarda, come nel caso della ricerca di una maggiore sostenibilità, di un percorso in direzione della transizione ecologica, ma soprattutto verso una vera innovazione. In questo senso, anche se forse per il bio si poteva fare di più, cioè si potevano mettere più risorse dei 2.500, dei 2,5 miliardi stanziati per il settore, impongono scelte oculate. Bisogna avere, come dico sempre, il coraggio, bisogna mettere in campo il coraggio delle scelte. Per quanto concerne l'ecoschema olivicolo, è stato già ampiamente trattato dal professor Frascarelli, io voglio stare nei tempi, non mi voglio dilungare. Diventa fondamentale però accedere, questo lo stiamo dicendo ai nostri produttori, accedere agli ecoschemi, in quanto tramite l'accesso agli ecoschemi e al sostegno accoppiato riusciranno in un certo senso, come lo dimostrava nelle sue slide appunto Frascarelli, a mantenere livelli di sostegno più o meno attuale. Sul versante invece del regolamento, sul nuovo regolamento biologico 848-18, sul quale abbiamo potuto ascoltare la dottoressa Mammuccini, possiamo aggiungere solo che è molto importante mantenere elevati standard di controlli delle nostre produzioni, proprio per evitare di compromettere l'intero settore a causa di pochi disonesti che purtroppo esistono. Concludo questa parte, ma è chiaro, voglio recuperare i tempi vista anche l'ora. Concludo dicendo che fare biologico richiede un approccio equilibrato ed uno studio molto approfondito dell'ecosistema olivo, delle sue peculiarità, della difesa da parassiti. Certamente i primi produttori, come ben sappiamo, sono stati pionieri in questo campo, ma oggi finalmente la ricerca, ma anche il modo delle imprese che producono agrofarmaci, forse dovremmo dire agrobiofarmaci, sono entrati in un'ottica di mezzi tecnici molto più rispettosi dell'ambiente, regolati su quello che chiede il regolamento UE, ma soprattutto possiamo dire sono efficaci. L'olivicoltura biologica però ha gli stessi problemi di tutto il comparto biologico. Occorre
che cosa? Occorre allargare enormemente il mercato, proteggersi dalla concorrenza sleale. Mi riferisco a importazioni extra-UE di produzione ottenute con più bassi costi di produzione e minori protezioni sociali e ambientali. E dalla parte dei produttori, perché possiamo giocare, dobbiamo giocare un ruolo fondamentale, dicevo, dalla parte dei produttori bisogna fare squadra, concentrare l'offerta e fare filiera per raggiungere tutte le tipologie di mercato. Infine, il rischio di ripercussioni sul mercato c'è per tutto il settore biologico. Necessario quindi puntare, secondo noi, su interventi strutturali che vadano a privilegiare gli accordi di filiera, l'aggregazione, gli accordi interprofessionali con la GTO e con i mercati, la ricerca, cioè quanto serve anche praticamente all'agricoltura convenzionale. Sul versante consumi, e questo è il vero problema, servirà un forte impegno per comunicare e trasmettere il valore della produzione biologica. Gli obiettivi, oltre all'ampliamento, all'auspicabile incremento dei consumi, sarà quello di mandare ai consumatori un messaggio comune a tutta l'agricoltura, ovvero qualità, sicurezza alimentare, genuinità, comporta dei costi, e questi costi vanno riconosciuti alle aziende, nel senso che bisogna garantire la giusta redditività alle aziende, cosa che oggi non si garantisce in tutti i comparti. E per quanto detto, e concludo, come Copagri alla fine del 2021 abbiamo costituito Anaprobio, che per fare squadra, perché addirittura io dico dobbiamo creare dei sistemi, bisogna andare oltre le filiere. Per fare squadra ha già aderito, come sa la Mammuccini, a Federbio. E questo è il lavoro che dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare tutti insieme, perché solo così potremo garantire il giusto reddito agli agricoltori, ma perché no, a tutti gli anelli della filiera. Grazie. Grazie al presidente di Copagri, Franco Verrascina. Credo che Verrascina abbia toccato alcuni punti fondamentali, no? E io vorrei sottolineare solo l'ultimo, anche perché appunto dobbiamo andare veloci, che evidenzia anche lo spirito tutt'altro che divisivo che anima Copagri, che è proprio quello di fare squadra per riuscire ad ottenere prima i risultati istituzionali, e questo mi pare che per l'olivicoltura e per il biologico ci si stia arrivando, e poi anche per riuscire a affiancare gli olivicoltori in quel percorso che deve portare ad aggregazione e a qualità. E lo citava anche Verrascina, il mercato e l'ampliamento del mercato, il mercato può essere un punto critico, l'ampliamento della produzione quindi deve essere accompagnato da un aumento dei consumi, delle campagne che sostengano i consumi. Per Walter Placida, responsabile nazionale del settore olivicolo per Confagricoltura, io avrei questa provocazione, cioè corriamo il settore del biologico, corre il rischio di essere schiacciato da una parte dall'aumento degli standard di sostenibilità dell'agricoltura convenzionale e dell'agricoltura integrata e dall'altra da un aumento dell'offerta conseguente alle strategie farm to fork quindi della PAC, un aumento di offerta che poi non trova riscontro sul mercato. Prego, dottor Placida. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera e grazie al CREA per l'organizzazione. Io porto i saluti del presidente Massimiliano Giansanti, che si trova all'estero in questo momento per attività istituzionale. Certo che si corre un rischio. Il settore del biologico è un settore che è partito in Italia in sordina, nel senso che inizialmente sono stati pochi a crederci, poi mano a mano ha trovato il suo riscontro anche in termini commerciali, mentre all'inizio era un mercato di estrema nicchia, ha iniziato poi a generarsi nei consumatori la cultura
del mangiare sano, del mangiare buono, e quindi ha determinato maggiore domanda, e questo ha fatto sì che cresca anche in termini di produzione, di coltivazione, le superfici in bio, in particolar modo nel settore olivicolo. Però il problema della domanda resta, il problema della domanda è attuale, sicuramente se gli obiettivi sono quelli di ampliare la base produttiva e di portarla al 25%, diventerà sempre più importante quel problema. La Calabria è una delle regioni che in questo senso, come produzione olivicola, soffre di più, perché noi veniamo ancora utilizzati come serbatoio da regioni che hanno una maggiore capacità commerciale di quanto non ne abbiamo noi. Gran parte dei nostri oli ancora esce dai confini regionali fisicamente esfuso, quindi non confezionato, e quindi senza riuscire ad apportare quel valore aggiunto in termini economici che si dovrebbe raggiungere per ogni singola azienda. Io dico che la nuova PAC e le strategie portate avanti dalla Comunità Europea guardano in una direzione sempre più di green economy, di ecosostenibilità, il che non può che essere accolto positivamente dalle imprese agricole, che di fatto hanno sempre dimostrato di essere avamposto della gestione dei suoli, anche in termini di difesa in un territorio come il nostro, soprattutto per la gestione contro la possibilità di subire i vari danni legati all'erosione, molto frequenti in Calabria. Però questa ecosostenibilità e questi ecoschemi devono essere supportati anche da una sostenibilità economica. Questa cosa un po' fa paura. Questo non significa che bisogni, subire i cambiamenti, ma bisogna cercare, e in questo gli imprenditori agricoli sono molto capaci, bisogna cercare di affrontarli e di affrontarli nel migliore dei modi. Sicuramente cambierà il sistema, sicuramente saremo costretti a cambiare anche l'approccio nei confronti del nuovo modo di fare agricoltura, di fare agricoltura ecosostenibile, appunto. E il biologico avrà un ruolo fondamentale. E per fare ciò bisognerà cercare di andare sempre di più verso una direzione di aggregazione, soprattutto per aziende che strutturalmente hanno la necessità di aggregarsi, e soprattutto bisognerà cercare di spingere sempre di più sulla valorizzazione e sulla e su investimenti che guardino alla comunicazione, per esaltare sempre più possibile quelle che sono le qualità salutistiche dei prodotti biologici, per far sì che si crei più domanda. In questo momento la domanda non è sufficiente, quindi bisognerà andare sempre di più verso questa direzione. Questo dovremmo essere capaci, gli imprenditori agricoli da una parte, le associazioni di categoria dall'altra, la politica sicuramente, a guardare con particolare attenzione alla necessità di promuovere di più il territorio e quello che il territorio riesce a dare e riesce a produrre. Grazie mille, dottor Placida. Ecco, anche dottor Placida, aggregazione e comunicazione. Io ho colto questi due spunti che mi servono anche per lanciare la palla a Nicodemo Podella, presidente regionale della CIA, al quale sul fronte dell'aggregazione volevo chiedere qual è il ruolo delle organizzazioni proprio per favorire questo aspetto dell'aggregazione. Abbiamo sentito prima la relazione sulle OP, strumento fondamentale per aggregare la produzione e per stare al fianco degli agricoltori e aiutarli a crescere da un punto di vista professionale. Ecco, il ruolo delle organizzazioni qual è, quale può essere? Sì, buonasera a tutti. Grazie al CREA per l'opportunità che ci dà per portare in discussione le problematiche che ci sono sul territorio nazionale. E per quanto riguarda il biologico è un'opportunità
Naturalmente l'aggregazione è fondamentale, ma l'aggregazione va vista a 360 gradi. Qua io vedo una grande difficoltà nel poter parlare di aggregazione a 360 gradi. Quando intendiamo a 360 gradi intendiamo in mezzo trasformazione e commercializzazione anche, perché l'aggregazione dei produttori, che tanto se ne fa, specialmente nel settore olivicolo, ce n'è tanta, però poi si ferma quando si arriva alla trasformazione e alla commercializzazione. Elemento, a nostro avviso, elemento fondamentale che mina il lavoro di tutti quanti, come è successo, come succede per il Made in Italy. Il biologico è un elemento che è allo stesso, al pari del Made in Italy, un elemento che va, che è molto condizionato dalla trasformazione e dalla commercializzazione, un condizionamento fondato solo sulle opportunità economiche di parte della filiera, e che dovremmo incominciare a parlarne se vogliamo cercare di portare quella redditività alle aziende agricole. Poi alla fine di questo stiamo parlando di cercare di aumentare la redditività nelle imprese agricole che producono, in questo caso, olio, olive, che coltivano olive. Quindi la nostra organizzazione è da tempo è preoccupatissima intanto per le nuove regole che la Comunità Europea sta dettando. La riduzione dei fitofarmaci del 50% è una grossa preoccupazione, perché a nostro avviso andrebbe anticipata dalle proposte messe in atto dalla ricerca. Oggi mi fa piacere che il CREA ha messo sul tavolo parecchia roba, ma la riduzione dei fitofarmaci è molto preoccupante, perché se non ci sono i sostitutivi a determinate cose, la qualità dei nostri prodotti viene compromessa. Per questo prima citavo il Made in Italy come il biologico. Per questo motivo la nostra preoccupazione. Naturalmente, lo dicevano anche gli altri prima di me, questo approccio di riduzione aumenta la qualità. Aumenta la qualità, aumenta anche i costi. Aumenta anche i costi produttivi. È inutile che ce nascondiamo. Tutti quanti lo dicono. Dobbiamo, tutti gli agricoltori, non è che siano tutti agronomi o tecnici della situazione, no? Devono prendere atto che devono usufruire di determinate figure professionali. Queste figure professionali non è che vengono a fare i babbo natali nelle nostre aziende, devono essere pagate, quindi i costi ci sono e vanno sostenuti. Quindi un occhio, a nostro avviso, un occhio molto aperto deve essere posato sul fatto di non rincorrere le grosse produzioni per poter far fronte alle esigenze della trasformazione e della commercializzazione riguardo alle produzioni. A mio avviso, a nostro avviso, va invece focalizzata la situazione sul creare prodotti che vengono chiesti dal mercato, e che non ci sia una quantità insufficiente da poter provocare una riduzione dei prezzi di questi prodotti. Quindi va su questa analisi, bisogna focalizzare un pochettino il percorso e cercare di equilibrare le produzioni sulla base della richiesta che c'è, per non rendere il prodotto non economicamente vantaggioso per gli agricoltori. In primis, perché è inutile che ci giriamo intorno, la trasformazione e la commercializzazione guarda ai loro interessi e trascura sempre gli interessi degli agricoltori che producono
la materia prima di questi elementi riconosciuti in tutto il mondo. Naturalmente siamo molto preoccupati per questa situazione, e che va, a mio avviso, incanalata in un modo da parte della politica, dei nostri governatori, incanalata in un modo da mettere al tavolo tutta la filiera e cercare di equilibrare le nostre produzioni e vedere effettivamente di valorizzarle e non di rincorrere, lo dicevo prima, di incorrere le grosse quantità che soddisfano solo il bene della trasformazione e della commercializzazione, ma non soddisfano le esigenze dei produttori di materie prime, che sono gli agricoltori. Grazie a Nicola Podella. Alcuni strumenti, insomma, per far aumentare la domanda ci sono, li abbiamo visti anche prima, li ha citati la presidente di Federbio. Devo dire che è stato un pomeriggio ricco di provocazioni, di stimoli. Sarà un'impresa ardua arrivare ad una sintesi, trarre delle conclusioni. Per quello noi abbiamo due interventi finali. Il primo è quello di Fulvia Caligiuri, perché il sottosegretario Francesco Battistoni ha avuto un imprevisto e non può essere presente, e quindi affido a Fulvia il ruolo istituzionale di raccogliere un po' gli stimoli usciti questo pomeriggio e di portarli ai tavoli del governo e delle commissioni, Commissione Agricoltura e Ambiente, di cui fai parte. Prego. Beh, innanzitutto porto i saluti e le scuse del sottosegretario Battistoni, che, come dicevi tu Antonio, ha avuto un contrattempo abbastanza importante di salute, quindi lo ha proprio bloccato, non si è potuto collegare, però insomma lui non ha fatto altro che sottolineare questo suo impegno che riguarda proprio il settore di cui abbiamo parlato questo pomeriggio. Tutti gli interventi sono stati importantissimi, anche di persone che insomma hanno portato il loro contributo e continuano a portare il loro contributo, così come le organizzazioni sindacali, datoriali, con le quali c'è un confronto continuo, costante, da parte del Ministero, ma insomma da parte di tutte le altre istituzioni. Anche nelle nostre commissioni vengono audite su tutte le problematiche, proprio perché ci rendiamo conto che senza questo confronto è come dire, insomma, facciamo squadra, facciamola veramente. Quindi non posso che ribadire, sicuramente le tematiche uscite oggi saranno portate nuovamente all'attenzione del Ministero dell'Agricoltura, al sottosegretario Battistoni stesso, ma anche al ministro Patuanelli, per cercare di poter... Già la maggior parte delle argomentazioni che sono state discusse sono al centro dell'attenzione e sui tavoli ministeriali, però naturalmente insomma pomeriggi come questi non possono che essere costruttivi anche da questo punto di vista e fornire anche nuove indicazioni importanti. Quindi mi auguro che la prossima volta possa essere insomma portare, non dico risolvere, ma portare delle novità proprio su quelle tematiche sollevate dal comparto agricolo e olivicolo in modo particolare. Vi ringrazio ancora una volta il CREA, a te Antonio, e il direttore Perri, la dottoressa Santilli, per aver organizzato questi incontri, che sono veramente uno stimolo e che devono continuare, perché effettivamente non portano che bene, e un immenso bene al comparto agricolo, quindi per il suo sviluppo e per cercare di portare a risoluzione qualcuna delle nostre problematiche. Ancora grazie e un saluto a tutti quanti voi. Grazie alla senatrice Caligiuri. Oltre al piano nazionale, Assessore Gallo, oggi molte istanze sono state rivolte anche a quello regionale, a partire dal fabbisogno di aggregazione, dal fabbisogno di sostegno alla ricerca, la ricerca contestualizzata, diciamo così, nell'ambiente, no, regionale, nell'ambiente in cui poi gli agricoltori si trovano a coltivare. E quindi io lascerei
con questa provocazione lascerei la parola per le conclusioni di questo intenso pomeriggio. Prego, Assessore. Bene, grazie, buonasera. Ho seguito i lavori di questo interessante incontro che riguarda tematiche importanti come naturalmente la nostra olivicoltura, che è il comparto di forza, il comparto guida dell'agricoltura calabrese, nonché l'olivicoltura, ma anche l'agricoltura, credo che possa essere un'agricoltura biologica. Ora, ne parlavamo anche l'altro giorno, sabato, nel corso dell'incontro che ha preceduto questo di oggi. Bene, i temi dell'agricoltura biologica sono temi, a mio avviso, assai concreti e assai attuali. E credo che nei prossimi anni, soprattutto nel post-Covid, saranno temi che faranno probabilmente la differenza fra le agricolture dei vari territori. L'Europa ci dice questo, l'Europa ce ne dà indicazione chiara e ce ne dà indicazione, ad esempio, nel primo pilastro, per quanto attiene anche al piano strategico nazionale, nel quale, secondo le indicazioni della Commissione europea, ci sono state una serie di decisioni che hanno riguardato il comparto biologico. Perché hanno riguardato il comparto biologico? Perché l'Europa pone delle asticelle, sono state ricordate più volte oggi, il 25% al 2027, il 30% al 2026, il 30% al 2030 di superficie agricola biologica, e credo che questi parametri, dicevo prima, sono parametri che, diciamo, nella circostanza passata sono parametri che mettono in grande difficoltà molte regioni e molte regioni anche del nord. La Calabria, per gli investimenti che sono stati fatti nel corso degli anni, invece si trova in una condizione diversa, in una condizione migliore, in una condizione sicuramente privilegiata rispetto ad alcune altre regioni del nord, mi riferisco ad esempio alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia, che naturalmente hanno investito di meno in questo settore. In Calabria si è investito di più, e investendo di più siamo già oggi ben oltre l'asticella che propone la Commissione europea per il 2027 per i limiti di superficie agricola biologica, e c'è una presa di coscienza da parte del governo centrale sulla necessità di favorire in un certo qual modo, anche su nostra richiesta, su richiesta delle regioni più virtuose come la Calabria, di favorire regioni come la nostra, che sono state regioni più virtuose, per cui si è deciso di spostare non sul primo pilastro come in un primo tempo proposto al Ministro, ma sul secondo pilastro, il mantenimento del biologico. E peraltro su questo il governo ha deciso di investire, oltre alle risorse provenienti dall'Europa, ingenti risorse che vengono dal bilancio dello Stato. Noi abbiamo chiesto che vengano privilegiate le regioni che hanno investito di più, a discapito di regioni che devono invece entrare nel biologico e non devono fare mantenimento, ma devono fare ingresso nel biologico. Ed è per questo che il ministro, da questo punto di vista, sembra averci dato credito, e credo che le regole che saranno scritte sul biologico dei prossimi anni sono regole che privilegieranno coloro i quali hanno più superficie, più SAU biologica rispetto ad altre regioni. Quindi sul biologico bisogna investire molto. Sul biologico credo che sia necessario nei prossimi anni ragionare ulteriormente. In Calabria, in linea con quella che è la misura
programmata dall'Europa, il biologico è una misura ambientale, non è una misura che ha favorito le produzioni. E allora noi dobbiamo cercare, è venuto fuori credo dai tanti interventi di oggi, cercare di aumentare le superfici, aumentare oltre che le superfici, soprattutto le produzioni biologiche, perché riteniamo che nei prossimi anni la sfida possa essere proprio questa, possa essere la sfida della produzione aumentata dal punto di vista biologico insieme a prodotti di maggiore qualità. Ed è per questo che l'olivicoltura, che è stato e che è il master dell'agricoltura calabrese, l'abbiamo difesa fortemente nello scorso autunno, quando con il ministro Patuanelli e con il rappresentante delle altre regioni ci siamo confrontati e abbiamo cercato di fare in modo che questo nostro settore potesse essere tutelato. Abbiamo chiesto come Calabria l'introduzione di un ecoschema sull'agricoltura e lo abbiamo ottenuto. Abbiamo chiesto ed ottenuto come Calabria l'introduzione di un ecoschema sull'inerbimento delle colture permanenti, è stata proprio un'idea che è provenuta dalla nostra regione, il che significa che per chi farà olivicoltura ci sarà una tutela attraverso il primo pilastro di circa 350, tra i 320 e i 350 euro ad ettaro, 200 euro per l'inerbimento delle colture permanenti e un 120-150 euro per l'ecoschema sull'olivicoltura. Questa tutela ci consentirà in un certo qual modo di sostenere un settore che in questo momento è in crisi, che abbiamo anche sostenuto difendendo a spada tratta l'accoppiato sull'olio, che come si sa era una misura che favoriva in particolare due o tre regioni, perché favoriva la Calabria, la Puglia e la Liguria. E insieme ai colleghi assessori abbiamo difeso questo ecoschema, perderemo delle risorse, ma riusciremo comunque a mantenerlo e a fare in modo che ci sia un minimo di tutela per questo settore. Naturalmente questo non basta, perché capisce bene che si tratta di una misura totalmente difensiva. Certamente noi non possiamo sottrarci rispetto alla difesa, rispetto al mantenimento di alcuni parametri, ma io credo che il passaggio successivo sia altro e sia diverso. Perché è altro e diverso? Perché noi naturalmente dovremo, e lo dicevo sabato scorso, dovremo fare battaglia per fare in modo che ci sia un elevamento della qualità del nostro olio, ma soprattutto che il nostro olio sia percepito attraverso un riconoscimento del brand Calabria come olio di qualità. Questo non avviene e questo non accade finora, non è accaduto finora in questo periodo, in questi anni, perché il nostro olio non è percepito come olio di qualità, tutt'altro, e quindi noi abbiamo bisogno di costruire attorno al nostro olio una storia diversa, che sia una storia di qualità, avendo dei punti di forza che sono il riconoscimento di un IGP su tutto il territorio regionale e l'aumento delle quantità di olio biologico. Non è facile produrre olio biologico, non è facile certamente, ma noi dobbiamo stimolare i nostri produttori sia a produrre olio IGP sia a produrre olio biologico, perché questa credo che possa essere la chiave di volta al futuro per attaccare mercati diversi, perché noi non abbiamo in questo credo che la grande distribuzione possa essere nostra avversaria ed è nostra avversaria, noi dobbiamo cercare di aggirarla. Dobbiamo evitare che i nostri produttori vendano l'olio come si vende, come si sta vendendo in questo periodo, olio in cisterne, olio sfuso. Dobbiamo cercare di imbottigliare tutta la nostra produzione, ma certamente questo non è facile, perché capisce bene, dobbiamo per forza di cose
modificare l'approccio. Non è facile dire oggi ai nostri produttori non vendere l'olio sfuso, chiaramente si trovano in grande difficoltà, devono per forza rientrare e cercare di incassare dopo una stagione di investimenti e di lavoro, ma attorno al nostro olio dobbiamo costruire una storia diversa rispetto a quella che è stata costruita finora, una storia che è la storia di un olio di qualità che ha una tradizione, che ha costituito qualcosa di importante anche per la società calabrese, perché è stato un grande ascensore sociale che ha dato la possibilità a tantissime famiglie di far crescere i propri figli, e che quindi deve essere percepita come vera e propria cultura sacra per la nostra gente. Allora, attorno a questo noi dobbiamo per forza di cose cercare di costruire un percorso che naturalmente attraverso le quattro parole chiave che io declamo sempre, che significa cooperazione, perché è un settore che va organizzato, che formazione e innovazione, e ne abbiamo parlato diffusamente sabato scorso, ma anche promozione, costruire, ripeto, una storia diversa. Ma credo che il connubio fra olivicoltura e produzione biologica sia il connubio giusto che ci consentirà nei prossimi anni di salvare una olivicoltura che attualmente è in grande crisi, e credo che quest'anno i prezzi lo abbiano assolutamente confermato, ma che dalla crisi vissuta quest'anno deve assolutamente riflettere e deve fare in modo che nei prossimi anni si possa cominciare a guardare ad opportunità diverse, e credo che il connubio, ripeto, fra agricoltura e produzione biologica sia una di queste opportunità per aggredire e attaccare mercati diversi. Io vi ringrazio, non mi dilungo ulteriormente, penso che ci sia tanto da riflettere, e soprattutto ringrazio il CREA che ha dato un'occasione di confronto anche quest'oggi su tematiche importanti, con approfondimenti altrettanto importanti, e spero che la ricerca possa aiutare nei prossimi anni questo settore a raggiungere gli obiettivi che gli imprenditori, li abbiamo ascoltati prima, e i rappresentanti delle organizzazioni agricole si prefissano. Grazie. Grazie all'assessore Gallo, lo ringraziamo per l'intervento, ma anche perché è sempre presente a tutti i nostri incontri. Credo che le sfide per il settore olivicolo sono tante, ma avete costruito con il vostro impegno le premesse, grazie proprio all'introduzione addirittura di due ecoschemi utilizzabili dagli olivicoltori, avete costruito le premesse, dicevo, per compiere questo percorso di valorizzazione che vedrà nel bio e nella IGP / DOP vedrà appunto due elementi a mio avviso importanti di forza sui quali bisognerà fare leva e che bisognerà cercare di far crescere. E io vi saluto, ringrazio tutti per la presenza, per la costanza, siamo ancora moltissimi collegati, e vi do appuntamento a fine febbraio per il forum durante il quale cercheremo di trarre le conclusioni di tutto questo percorso, portando all'attenzione della politica nazionale alcune delle istanze del mondo olivicolo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti.